missione da vedere in punto di morte. Sono a casa in catene, gli atti escono tutti insieme. Ecco un podcast in azione che presto cambia la mia sorte. Cerbero, tre teste per un Cerbero, Cerbero, podcast. Troppi goblin in questo mondo, non sarò un clochard, né tanto siamo, A Ivan Grie. Ma che stai a fa? Ricordati che i squali stanno arrivando. Hello, Clochard, e benvenuti in questa nuova trasmissione. Bella politicizzata. Addirittura. È politica in movimento oggi. Politica Davide. In movimento. Allora, siamo carichissimi. Forza Napoli, tanto per cominciare. Vogliamo presentare il tavolino con la Juve. Vabbè, ma chi cazzo lo segue il calcio? Sono gli sfigati. Comunque, cazzate a parte, siamo pronti per il presentare il confronto del secolo, Trump contro Biden. Ma cos'è? Proprio qui squilie. Finalmente ce l'abbiamo fatta dopo mesi e mesi di contrattazione. Sono riuscito a farli venire entrambi. Gianluca, mi può togliere quel rotolo lì che non vedo la faccia di Lo Buono? Io devo guardare lì negli occhi. Vediamo un po' sta cosa. Eccoli qui. Eccoli. Federico, Lo Buono e Luca Donadella. Buonasera. Buonasera. Ciao ragazzi. Buonasera a tutti. Come state? Io bene, effettivamente questo confronto molto più atteso di quello tra Trump e Biden. Sì. È chiaro chi rappresenta chi. Vabbè, tu sei Trump, no? Sì. E ben contento di essere qui per rispondere a tutte le domande fatte. Perfetto, allora, Luca, come stai? Bene, la previsione di Flame si è rivelata corretta, abbiamo il top CEO preveggente. Vabbè, l'avevamo già. Ovviamente Flame, sei stato molto molto preveggente, io non me l'aspettavo, è stato davvero molto preciso. Peraltro allora, il primo giorno della settimana. Partiamo con ordine, poi cercheremo di mediare noi, ok? Magari se vediamo che uno si allunga troppo, alterniamo. Partiamo Luca con la prima accusa tra virgolette e l'eventuale risposta di Federico. Sì, io voglio dire solo una piccola parentesi che innanzitutto Lo Buono ha concluso la live di Ivan Greco dicendo che io sono fascista e razzista. Una premessa importante prima di fare tutta beh non vedo live errori è che io sono di destra, sono critico all'immigrazione clandestina, sono anti-europeista, ma questo non significa essere fascista e razzista. È importante premetterlo perché sono molto contento. Eravamo nella live del Terrazzo, è la prima intervista che ho fatto al Cerbero, sono proprio temi che abbiamo trattato in cui mi sono dissociato da Casa confermo, Pound. Confermo. Ed è importante sottolinearlo ed è anche importante non buttare sempre queste etichette. No, sono molto contento che tu abbia deciso di dissociarti e dico Federico, anche che una cosa per la live.
Quando parlo non io, parlo io, sopra, quando ragazzi. parli te, perché sennò non è comunicare, sì, sei sì. d'accordo? Dibattito vabbè. All'americana, okay. Parla prima uno e poi l'altro. In realtà dicevo, Trump e Biden si parlavano sopra, vabbè, proprio evitiamolo. Evitiamo. Le etichette sono le tipiche etichette che si appiccicano addosso come fanno le femministe quando cercano, si sentono criticate, quindi è importante premettere questo prima dell'inizio della live. Perfetto, allora Luca, prima domanda slash... accusa. Capo d'accusa. Beh, io inizierei innanzitutto da quello che poi alla fine è la parte più, diciamo, importante del video, che è questa parte qua. Che tu sia in questa azienda con il... Ma sì, De Giorgi, prima di essere... De Giorgi e il suo prima, ragazzo prima... che lavorano con Renzi, è un po' strano. Ma perché prima di tutto noi siamo amici? Al di là di questo io non ricopro nessun incarico in quella società. Ne detengo le quote, ma non ricopro più alcun incarico. Ma se ma, non è un po' un conflitto di interessi, potrebbe essere. Ma guarda che caro di questo, no? Caro Ivan Grieco, una società di comunicazione lavora con più partiti. Cioè, questa è la parte in cui vorrei sentire. Chiaro? Prima, magari allora, e sicuramente di... ti magari rispondi... scusami un attimo, riformula bene la domanda perché magari non si è sentito bene. Visto che la parte clou del mio video, come si giustifica dal fatto di essere attualmente in società con Alessio De Giorgi, il suo marito Nicolai Galea e Perinelli Luca, che sono tutti membri del PD? Perché poi nella live con Ivan te l'avevi buttato un po' in cacciara dicendo che sono tuoi amici, che insomma anche Ivan ti ha fatto notare che è un po' un conflitto di interessi. Ma soprattutto non si sta parlando di una società che è composta magari che in mezzo c'è Montemagno, stiamo parlando di una società in cui tutti i membri sono membri del PD e in cui tu detieni ancora le quote, perché se tu ti volevi candidare senza far parte più di nessun partito potevi liquidare benissimo le tue quote, che non ricopri più nessun ruolo, lo dici te, quindi ti dobbiamo credere sulla parola, ma quello che esce cercando il tuo nome sul registro della Camera di Commercio è che tu attualmente sei socio di queste persone. Bene, allora... ti devo purtroppo correggere perché non ti sei documentato abbastanza bene. Allora, a parte il fatto che dei soci che tu hai citato ne manca uno che invece, come ben sai, non fa parte di Italia Viva. Detto ciò, una società di comunicazione, come io ho detto all'interno del video, del video che hai ripreso, delle live con Ivan, non cura solamente la comunicazione per un determinato fronte. Ho fatto l'esempio in live con lui. Se a me avesse scritto, ora impegnato nella campagna, ma avesse scritto 3 settimane fa un esponente di un qualsivoglia partito all'interno dell'arco parlamentare chiedendomi di occuparmi della sua comunicazione, io avrei accettato. Detto ciò, tu alludi, fai un collegamento legando questa società a un mio rapporto con Italia Viva. Ti chiedo, Ivan, sei per caso andato a vedere... Scusami, Ivan... Luca, sei per caso andato sul profilo di queste persone che tu hai citato per vedere cosa dicono di me? Sei per caso andato nei gruppi di Italia Viva? Se vuoi lo facciamo in questo momento. Io ho chiesto a Marra il tuo numero di telefono, mi è stato detto che non potevo averlo. Ti aggiungo. Ma io, in questo momento, perché non divulgo numeri altrui, senza autorizzazione. Allora, innanzitutto, sei andato a vedere cosa postano queste persone qua, per esempio Alessio De Giorgi, per dirne uno, il modo in cui prende le distanze anche con certa cattiveria dal mio progetto? Sei andato a leggere cosa dicono gli iscritti di Italia Viva di questa cosa qui? Una domanda, l'hai fatto, sì o no? Se è il mio turno di risponderti, ti rispondo. No, non ho finito. Intanto, questo l'hai fatto, allora. Sì o no? Assolutamente sì, ed è anche scritto quindi... nell'articolo di Open. No, ecco, benissimo, sei arrivato dove volevo arrivare. Hai detto che hai letto la mia intervista Open, benissimo. Ma dell'intervista Open, precisamente, cosa hai letto? Hai letto cosa io dico di Italia Viva? Hai letto nella parte in cui io attacco Italia Viva perché è un partito come gli altri, di conseguenza è piena di, io cito testualmente, vado a memoria, che è piena di sottufficiali mediocri che mettono i bastoni tra le ruote ogni volta che c'è qualcuno che prova a metterci in gioco. Allora io sono attaccato dalla destra, mi sento rappresentante, sono attaccato dalla destra, sono attaccato dall'estrema sinistra, sono attaccato da Italia Viva perché, ripeto, Luca, io non ho nulla contro di te, anzi, io sono, per me qualsiasi ragazzo si mette in gioco, per me va bene. E ti invito però, e invito tutti quelli che ci stanno guardando in live, ad andare a leggere, io vi farei leggere le chat ma poi mi querellano, quindi dico, Luca, se mi dai il permesso, ti aggiungo alle chat di Italia Viva, chiedi che cosa ne pensate del progetto di Federico Lobuono e leggi quante belle parole dicono su di me.
ti invito ad andare sui profili delle persone d'Italia Viva che prima mettevano mi piace ai miei post, che si facevano vedere nelle mie foto, in foto insieme, live insieme, e vedere cosa dicono oggi del mio progetto. Dopodiché, la questione della società. Io che cosa avrei dovuto fare? Eliminare il lavoro di tanti anni, però vabbè, Social esiste dal 2019, ma lavorare, eliminare il lavoro di anni in relazioni, in contatti, per cosa? Io ad oggi in social non ricopro nessun incarico. Viviamo in un paese in cui uno deve dimostrare non deve dimostrare la propria innocenza, tu che al massimo devi dimostrare la mia colpevolezza. Io ti dico che ad oggi in social non ricopro nessun incarico, e che comunque una società di comunicazione, tu mi attacchi anche sociali sulla questione, vedi qual è il punto, cambi troppo, hai citato 2000 cose completamente scollegate, attacchi social perché dici che non ha un sito web e non ha profili. Aspetta, rimaniamo social. Sul punto però, perché sennò... parlo di hai attaccato social perché non ha sito web e non ha e non ha profili social. Una società di comunicazione affermata in un determinato settore non ha bisogno di farsi propaganda in questo modo. I clienti vengono da noi, non abbiamo bisogno di farci il sito web bello o i profili social belli, perché abbiamo i parlamentari dei vari partiti, le aziende ci chiamano e ci chiedono di seguirli. Ad oggi io non ricopro più nessun incarico, non soltanto per una questione di conflitto di interessi, ma perché banalmente potrei seguire non politici ma aziende, prettamente per una questione di tempo. Dopodiché, per te avrei dovuto liquidare le mie quote. Anni di lavoro abbandonati così. Se vuoi le vendo a te, se te le vuoi comprare ti vendo le quote di social, ma di certo non le regalo così. Il mio lavoro, che ho portato avanti per anni, mi attaccano perché dicono dovresti lavorare. A parte che io... Federico, ti posso interrompere un secondino perché hai detto una roba prima, che una curiosità. Tu sei ancora dentro le chat di Italia Viva, da quello che hai detto? Come mai? No, perché ovviamente mi hanno fatto fuori. Però ci sono, sai, delle chat minori, dei gruppi Facebook, comunque, ma senza, ovviamente, senza i vertici, è una questione di base. Per quanto riguarda, se vuoi il parere dei vertici, vai sui loro profili Facebook, che lui ha citato, e leggi che cosa dice. Posso fare un'obiezione su questa cosa? Chiaro. Il fatto che tu non sia ben visto da parte dei componenti o dai sostenitori, in realtà non rimuove un eventuale legame che potrebbe favorirti in ambito politico, eh? Questa è la mia obiezione. Ma scusa, queste persone qua si sono dissociate dal mio progetto. Sì, ma non tu, cioè non quelle con le quali lavori, no? Quindi... Invece sì. E la verifica però che ci lavori insieme. No, sì, vabbè, ho capito. Distinguiamo le cose. Ora vi prendo il post, ve lo leggo adesso. Aspettate un secondo, ora ve lo cerco. Allora, di una di queste persone che lui ha citato, scrive su Facebook, perché... Ecco qua. Se volete ve lo cercate da soli, io... cercatelo, lo trovate, è uno dell'ultimo posto. Scrivono: a Roma per le elezioni comunali 2021 la partita sarà dura, ma va fatta fino in fondo e senza improvvisazioni, perché questa città ha bisogno di competenze, serietà ed esperienza. Io e i miei compagni di viaggio già li ho. Beh, non mi sembra proprio un grande in bocca al lupo al nostro progetto, eh? Ma vabbè, non c'è, cioè, le stesse le dichiarazioni pubbliche... Adesso lascio la parola a Luca, però le dichiarazioni pubbliche... Sì, ok, possono avere un peso, ma anche magari il lavoro non pubblico delle persone con le quali lavori potrebbero avere uguale peso. Comunque, vabbè, questa era una mia domanda. Comunque, prego, se Luca. Se tu vuoi prendere le distanze, ma senza attaccare... Posso parlare? Non dici hai avuto mezz'ora per parlare. Avevi detto che sei d'accordo. Adesso sì, ho capito, io sono d'accordo. Vabbè, Luca, tanto c'è tempo. Fammi parlare. C'è tempo, Luca, stai un attimo. Tu hai fatto un intero video in cui non mi hai dato... Vabbè, Federico, non andiamo... Se iniziamo così, Federico, non diventa un confronto. Non perdiamo tempo, finisci... Federico... Hai fatto un video. Ma li vogliamo far scannare o no? No, cerchiamo di fare una cosa educata. Federico, mettiamo un time. Molto semplice. Finisci questa frase e poi passiamo a Luca. Vai. Vai. Prego Luca. Ok, voglio semplicemente dire che io prima del tuo video ho fatto un video molto simile in cui analizzavo il partito di Paragone, e anche Paragone sulla carta veniva presentato come un partito della destra, guarda, sembrava il partito fatto apposta per me. Poi, indagando, facendo certe visure camerali, sono usciti anche lui dietro certi personaggi. Lui ha fatto una diretta in cui fa, insomma, uno show abbastanza imbarazzante, tutto agitato per cercare di spiegarsi. Però il fatto che gli stessi membri con cui sei in società prendano sulla carta le distanze da te non significa necessariamente che allora
non ci può, cioè, non, per come la vedo io e nella mia visione, questa tua candidatura è molto sospetta, perché mi sembra un'operazione di disturbo in comunque, c'è un problema di connessione, così, Luca. Penso il fatto che sulla carta si dissociano, cioè, conferma Luca, solo la mia te... Una domanda, cosa avresti al posto mio? Avrei semplicemente liquidato le mie. Se tu dici di aver chiuso con Italia Viva, non puoi poi essere in società con le stesse persone che ne fanno parte attivamente. Cosa avresti fatto? Avresti buttato? Avrei liquidato le mie quote e avrei iniziato. Buttati così. Ma tu hai deciso tu di iniziare una nuova esperienza politica. Ma arriverà un giorno in cui tornerò a fare il mio lavoro. E quel giorno riprenderai le tue quote, ma te adesso stai facendo un percorso politico in cui, no, funziona esattamente così, perché sennò, come ti ha fatto notare Ivan nella precedente live, è un conflitto di interessi. Non è un conflitto di interessi nel momento in cui una società segue anche clienti non politici e segue ma anche... Ma questo lo stai dicendo tu, questo cosa la stai dicendo tu? Vabbè, in questo caso è la mia parola contro la tua, che ti devo dire? Non è la mia parola contro la tua il fatto che tu da una visura camerale risulti socio con il social media manager di Renzi e con altri membri strategici della comunicazione di Italia Viva. Questa non è la mia parola contro la tua, perché tu hai detto anche che io faccio bufale, ma io ho semplicemente mostrato quello che esce facendo una visura camerale, non ho mistificato creando una misura fatta con Photoshop, e tu hai confermato di far parte di questa società. Allora, fammi capire una cosa, però dimmelo chiaramente. Il problema e che Sociali faccia comunicazione o che io sia amico di De Giorgi? Ma sei tu che devi rispondere alle persone sul perché sei in società con queste persone, nonostante tu abbia iniziato un percorso politico dicendo di essere apartitico. Non sono io che ti devo dire cosa avrei fatto io se io non ho ruoli. Sei tu che in adesso Sociali devi rispondere. Io non questo ho lo dici ruoli. Tu. In Sociali io non ho ruoli. Dopodiché hai detto tre secondi fa, hai detto che io dico che... Bene, vorrei dire una piccola cosa. Mi hai attaccato, e poi io vorrei però, perché dobbiamo rispondere, io con questa vorrei veramente rispondere in questa live a tutte le accuse che... Siamo qui apposta. Abbiamo tutto il tempo. Andremo avanti a oltranza. Dici a me che io ho avuto, e non ti spieghi, perché io abbia avuto una visibilità mediatica così grande. Beh, io trovo però, Luca, che questo sia ingeneroso nei confronti invece dei tanti media che hanno parlato di... Mi sono fatto una lista, ce l'ho qua. Abbiamo Vice, Wired, Open, che dicono una cosa che io per esempio non sapevo e parlano della tecnica che tu utilizzi per i tuoi video. Aspetta, però che c'entra adesso? Scusa. No, ragazzi. Ci andiamo dopo, tu puoi fare tutte le critiche che vuoi, però rimaniamo in tema, sennò è un casino. Facciamo parlare questo ragazzo. Stava per flammare, ragazzo, Marra, stava per flammare. Lo so, però sta attuando. Abbassate la voce. Sta attuando una delle più antiche arti della politica, ovvero sviare la domanda principale. Dobbiamo andare al convento, facciamo la live. No, però rimaniamo sul tema, dico io, capito? Se nel momento in cui uno prova a dire qualcosa e mi interrompe... No, tu puoi dire quello che vuoi, però... No, flammalo. Hai il nostro supporto. Flammalo. Secondo me così si capisce un cazzo, cioè non si va da parlare. No, perché l'ha detto 3 secondi fa, ragazzi, ha detto 3 secondi fa che io gli ho detto che lui diffonde fake news. Bene, allora, vorrei rispondere a questa cosa qua, perché non è che uno dice una roba e poi dice no, ma stavamo parlando di altro, l'hai detta tu e quindi io così ti voglio rispondere. Anche tu sei stato molto citato dai giornali, tra cui quelli che ti ho menzionato, che dicono che per i tuoi video utilizzi la tecnica, io ammetto non la conoscevo, del cherry picking, tanto cara a chi vuole raccontare non la verità ma la sua verità, per dimostrare una tesi con elementi parziali, tracciando un quadro apparentemente inequivocabile ma reso credibile solo dall'assenza di un'informazione completa. Bene, è vero. Io ho una società con delle persone che lavorano per Italia Viva. Bene, ma questo non significa nulla, perché io non ricopro nessun incarico, perché io con queste persone non ho nessun rapporto lavorativo e perché queste stesse persone sui social fanno campagna contro di me. Io, allora, ci sono delle cose che ovviamente non si possono far vedere. Ti posso far vedere le mie fatture, te le mando in privato, vedi le mie fatture che io ho emesso e vedi che... non emetto fatture a Sociali da un bel po', perché questo progetto qui l'ho abbandonato per seguire la campagna elettorale. Ma permettimi di dire che non voglio eliminare un lavoro che ho fatto in anni per una cosa che obiettivamente tu ti sei lamentato e hai detto che i giornali non riprenderanno mai questa notizia. Ma perché chiunque sa che non è che uno, siccome si candida, butta nel water tutto il lavoro che ha fatto.
Prego Luca. Prego Luca, risponda. Allora, qua ha utilizzato, visto che mi accusa di utilizzare il cherry picking, hai utilizzato un'altra tecnica che è l'attacco ad personam, ovvero stai sviando dalla domanda che ti ho fatto per dire, ma tu sei stato, cioè, te non hai risposto, cioè, te, la live è partita da 20 minuti e alla prima domanda non hai ancora risposto. Hai utilizzato, adesso ho cercato di utilizzare la cosa del, ecco, sei un bufalaro perché lo scrive Vice, ma cioè, io, non mi stupisce affatto che Vice scrive che io sia un bufalaro, perché Vice ha una visione sull'immigrazione che è il totale opposto della mia, perché e Wired idem. Ma perché io ho risposto sempre nei miei video, io non querelo mai, l'ho anche detto nei miei video, c'è stata una stampa che ha fatto un articolo in cui mi diffama e io non querelo perché le querelle tanto durano anni e vanno archiviate, ho semplicemente fatto un video in cui rispondo punto su punto, io gli articoli di Vice e Wired e quello della stampa ho risposto punto su punto, ma non mi stupisce che quei giornali di area attaccano me visto che hanno visioni opposte dalle mie, se vai sul giornale scrive bene di me, questo è assolutamente normale, ma ripeto, te... Adesso stai sviando da quello che è il discorso principale, che ho appena fatto notare prima. No, tu non hai mai risposto, perché hai detto... No, tu non hai risposto affatto, perché il fatto che tu dica che tu non hai emesso fattura con Sociali da mesi non è una cosa verificabile, è una cosa che io, cioè, non posso verificare, nessuno può verificarla, è la tua paura. Certo che è verificabile, Luca, ti mando via mail le mie fatture, vedi che ce ne sono magari della scorsa settimana e vedi l'ultima che è stata emessa a Sociali. E vedi sì, che ma sono proprio perché io non posso fare, proprio perché io non faccio cherry picking o manipolazione, io c'è un dato... incontestabile che posso verificare ed è il fatto che tu attualmente sei socio con il social media manager di Renzi, sono suo marito e un altro membro che lavora nella comunicazione del PD. Questo è un dato che io posso verificare. Il fatto che tu dica adesso che non fai fatture da mesi, che non ricopri più alcun ruolo, invece quello non è una cosa che io posso verificare, ti dobbiamo credere sulla parola. E questa è la differenza. L'altro come si chiama? Perinelli Luca. No, non ricopre nessun incarico nel PD. Beh, sul sito di Italia Viva c'è scritto che si occupa di comunicazione. Sul sito di Italia Viva c'è scritto che si occupa di comunicazione per il PD. Sul sito di Italia Viva c'è scritto che si occupa di comunicazione per il PD. Se vuoi, guarda. No, scusa, mi sembra un po' strano. Cioè, il sito di... mi mandi questo link. Come si chiama questa persona? Scusate? Perinelli. Luca Perinelli. Sul sito di Italia Viva c'è scritto che Luca Perinelli cura la Madonna. È un episodio crossover. Cioè, fammi capire un po'. O comunque, Luca, ti dico, al momento. Buono ti ha risposto comunque, poi che tu non sia soddisfatto della risposta che ti ha dato è un altro discorso, però adesso ti ha risposto lui, bisogna dire questo. Allora, qui c'è questo articolo del 31 agosto 2020, in cui il titolo è, aspetta, mi piacerebbe farvelo vedere a schermo. Gira. Matteo Renzi, sul sito di Italia Viva. Matteo Renzi a Carrara, la scuola test sierologici non banchi a rotelle. Cioè dice che praticamente c'è Luca Perinelli lavora contemporaneamente per il consulente per la comunicazione Luca Perinelli, ex segretario del PD di Massa. Ah, ok, vabbè, ho capito. Ok, no, l'hai detta in maniera diversa. Hai detto il consulente per la comunicazione Luca Perinelli. No, hai detto un'altra cosa. Vabbè, lo prendiamo per un lapsus. Hai detto un'altra cosa. Luca Perinelli ha fatto anche volontariato con la Croce Rossa, cioè nel senso che vogliamo fare cioè il fatto che prima di avere certo, ma guarda che ti svelo quelli che sono in Italia Viva prima erano nel PD, eh? E cioè non è che hai fatto chissà che scoperta. Grazie. No, l'hai appena fatto uno del PD. No, tutti noi eravamo prima nel PD e poi siamo passati a Italia Viva. Ma abbiamo preso percorsi differenti. Cioè io ti ho... Poi se a te non piace... Allora, se a te non piace la risposta, un'altra questione. Io tanto lo so, Luca, che non ti convincerò mai. Come so già che non convincerò mai i tuoi fan. Io perché sono venuto? Io sono venuto qua oggi perché sono stato il 1 ottobre in live con loro. Ci sono stati tanti ragazzi che mi hanno scritto, immagino che si siano sentiti presi per il culo e quindi sono voluto venire qua non per rispondere a te, ma per rispondere alle persone che fanno una domanda. Chiaro, ma l'intento di questo dibattito alla fine sta proprio qui, cioè nel senso noi abbiamo dato spazio, tu ti sei dimostrato disponibile al confronto, l'hai ribadito anche nella nostra live, quindi abbiamo detto bene, mettiamo anche alla prova un candidato sindaco, cioè nel senso anche per te questa è secondo me una cosa importante da fare, anche perché ti capiterà in futuro frequentemente, immagino. Io ripeto, poi se non mi credi non so che dire, non ho più rapporti con Italia Viva, non prendo più un euro da Sociali, sono rimasto solamente amico, però nella sfera personale, di queste persone, ma non gestisco più nulla.
anzi, queste persone politicamente sui social scrivono contro di me. Poi, ragazzi, se non mi vuoi credere, non so che dirti, ma non c'è un'evidenza che io ti possa dare per dimostrarti. Se non mi credi, cioè, io ti ho detto la mia storia. Sei liberissimo di non credere. Però ti posso fare una domanda? Vai. Che forse è connessa. Diciamo, l'eco mediatico che hai ricevuto, a parer mio, ingiustificato, nel senso che ancora devi dimostrare tutto, no? A cosa è dovuto? Allora, perché qua potrebbe sorgere la domanda, forse, però ci sono insomma delle connessioni che ti hanno permesso di andare sui giornali, eccetera, no? Cioè, se lo faccio io domani, se mi candido io domani, ok, non penso che la stampa... Parli alla notizia del lancio? Parli alla notizia del lancio? No, ma in generale, nel senso che alla minima generale, scorreggia magari ogni giornale ti riprende, no? Questo, Simone ipotizzava un ufficio stampa, diciamo. Ma io ti dico una cosa, ad oggi, progetto bello, progetto brutto, prendete quello che vi pare. Ok, non ragioniamo sulla qualità del progetto, ragioniamo sulla notizia di per sé. Sì. Il giovane candidato sindaco per Roma Capitale nella storia della Repubblica Italiana. Non pensare a se ha senso o se non ha senso, pensa alla notizia. Pensa alla notizia di un ragazzo che lascia il suo partito per correre da solo, perché parliamo, Luca, lo sai benissimo, se io avessi voluto mi sarei potuto benissimo far candidare sia dal PD che Italia Viva, mi avrebbero candidato. Quindi fa notizia il fatto che ci sia un ragazzo di 20 anni, l'unico sfidante della Raggi, perché ad oggi non c'è una sfidante, solo lei, under 25, che si candida da solo senza partito. Non è che, sì, noi sicuramente abbiamo dei ragazzi under 25 che si occupano dell'ufficio stampa e sono molto in gamba. Dopodiché è una notizia di per sé, cioè un gruppo di ragazzi che attacca tutti i partiti, che attacca il concetto, comunque di per sé è una notizia, cioè capito, non è... L'articolo che citava Luca invece dei 2000 follower. Turino, i giornali ne parlerebbero. Però effettivamente l'articolo che citava Luca sui 2000 follower, quello è la cosa più comica, insomma. Allora, no, io rispondo anche a quello, anzi sono contento che l'abbiate citato perché, ripeto, voglio rispondere a tutto. Allora, innanzitutto, l'articolo, permettetemi però, ragazzi, voi l'avete letto? Non Luca, voi l'avete letto? Io non so leggere. No, non l'avete letto, ditelo. No, assolutamente no. Non l'avete letto, ok. L'articolo, perché l'articolo non parla di 1000 followers su Instagram, ragazzi. L'articolo parla di 1000 ragazzi che si iscrivono a un progetto politico. Saranno numeroni, ma permettetemi di dire che c'è una bella differenza. Io vi voglio bene, vi seguo, però capite, cioè, che voi aiutate nel diffondere un'informazione sbagliata. Quell'articolo là non dice che io ho preso 1000 follower su Instagram, dice che 1000 ragazzi si sono iscritti a un progetto politico. È diverso. Come anche la cosa, io mi ha fatto un po' arrabbiare, lo devo ammettere. Quando avete parlato della pagina di quelli delusi dai pischelli in cammino e voi, greve zii cosa? Ma l'avete vista quella pagina? Ha 4 mi piace, uno di Paolo Federico, vicepresidente della Giovane Roma, uno di Lucia Ori, ragazza iscritta al nostro progetto che ci dà una mano lato social, e l'altro di chi era? L'altro di Alexandra Sita, un'altra ragazza del nostro gruppo. 4 mi piace. Avete montato un caso, i delusi, intorno a una pagina che peraltro non si sa chi l'abbia, a 4 mi piace, che siamo noi, non si sa chi l'abbia fatto, per quanto mi riguarda potrebbe averla fatta anche Luca. È stata creata nel 2019. Io che ne so da quanto stai lavorando a questo video. Che ne so, Luca, no, scusami, però tu fai mega complotti, dici, tu non mi dai le prove che... Tu da quanto stai lavorando a questo video, Luca? Da quanto stai lavorando a questo video? Così ti sto lavorando da quando ti sei... Io ci sto lavorando da quando tu ti sei presentato. Da quando mi sono presentato, benissimo. E ho sentito nell'altra live che tu sei stato ispirato da un tuo collega giornalista Sharif El Sabai, giusto? Sharif El Sabai, sì. È stato lui a suggerirti di fare questo articolo? Cioè di fare questo video? È stato lui a farmi notare la tua esistenza, perché prima non ti conoscevo. Prima non lo conoscevi, benissimo. E quanto ci hai messo a realizzare questo video? Perché io ho un po' di numeri qua. Quanto ci hai messo a realizzare questo video? Guarda, dal 26 l'ho pubblicato l'1, ho cercato di fare in fretta perché ho visto che andavi anche al Cerbero, quindi l'ho realizzato... Ho raccolto un po' di numeri su questo video. Allora, a parte il fatto che il tuo amico Sharif, no, ha fatto ben... Allora, io perché a lui non ho risposto e a te sì, lui ha fatto 11 post contro di me. 11 post contro di me e contro i miei amici. Dicono a me che mi dovrei trovare un lavoro. Ma lui ha fatto
cioè, deve avere un lavoro che gli dà molto tempo libero per permettersi di fare 11 post contro un ragazzo di 20 anni. Quanti anni ha lui, Luca? Però, vabbè, qua un momento, qua stiamo iniziando a mischiare un casino di cose insieme. Qua stiamo proprio utilizzando la tattica di mettere insieme 200 cose. Se vuoi che parliamo della pagina dell'articolo dei 1000 follower, sì, andiamo punto per punto, prego, Luca. Ho rispettato una cosa del tu parli, poi parlo io. Se te devi fare 200.000 cose e poi... Vai, io sì, facciamo così, Luca. Hai ragione. Luca, prego. Rispondi all'articolo dei 1000 e rispondi alla pagina dell'Usi, vai. Vai. L'articolo dei 1000, tu dici che non sono 1000 mi piace alla pagina, no, ma è anche strano, l'ho letto l'articolo, è strano il fatto che un sito come l'Informazione Nazionale si occupi di 1000 followers, alla fine sono quelli, perché tu hai detto ricevuto i video di 1000 attivisti, di 1000 iscritti a un partito, ma è una cosa che... Cioè, allora io ce ne avrei 10.000. Mi trovi un altro movimento che in una settimana... Trovamelo adesso. Adesso ti dico del movimento Pischelli in arrivo. Anche lì, tu racconti la storia sul sito. No, devi rispondere, stai cambiando argomento. Lo buono, non interrompa, porco di Dio! Ho risposto a una cosa, non rispondere. Adesso ti do la mia risposta. È un dibattito politico per le comunali. Ma che cazzo non le frega a me? Sulla cosa dei Pischelli in cammino, tu dici di essere entrato praticamente in 48 ore, di aver incontrato Renzi il 10 e il 12 eri già parte della macchina mediatica del progetto In Cammino, perché eri autore tu stesso del sito In Cammino, essendo citato da Renzi e tutto quanto. Adesso fammi finire un attimo. Federico, non interrompere però, per cortesia. Per favore, essendo citato da Renzi e tutto quanto. Quindi tu non è un progetto nato da un ragazzino che ha creato la pagina sull'entusiasmo, è stata una cosa che è stata pompata dallo stesso partito che appunto faceva parte. E la cosa che io la trovo anche coerente per il fatto che i giovani democratici esistevano già, e questa operazione mi sembra proprio una renzata, dal momento che però sui giovani democratici c'erano diverse anime diverse. Questa mi sembra la tipica operazione di Renzi per riuscire ad ottenere una fazione appunto di giovani fedelissimi sotto il suo controllo. Ok, allora me le sono segnate perché hai tirato fuori più argomenti e blog In Cammino. Allora rispondiamo a tutti. Innanzitutto, sulla questione dei 1000 iscritti che hai recitato, ti ripeto, trovami un altro movimento fondato da un sedicenne che in circa una settimana trova 1000 adesioni. Trovane un altro e poi dici, di cui non ne hanno parlato, e dici effettivamente perché hanno fatto il pezzo su di noi e sugli altri. Benissimo, altra cosa, la pagina dell'Usi, poi vorrei una risposta da parte. Sì, però Federico, ordinate tutto. Cioè, un qualsiasi sedicenne non può accedere a quei luoghi, lo sai meglio di me. No, ragazzi, allora voi cioè, io te voglio bene, mi stai simpatico, no. Però non riesco a credere, diciamo, però fammi finire, a questa nascita dal nulla, capissi? Ora ci arriviamo. Allora, siete mai andati a un evento, questo penso che Luca me lo confermerà, lui è uno molto attivo nel mondo politico, anche se dall'altra parte, però è molto attivo. Nel mondo della politica i giovani sono visti come dei panda, perché ce ne sono pochissimi. Ce ne sono proprio pochi, ma ce ne sono, ragazzi, ce ne sono veramente pochi. Quindi se tu vai là e sei un minimo sveglio, ti notano sicuro. Sicuro. Perché ce ne sono così pochi che è facile farsi notare. Detto ciò, rispondendo alla questione del blog di In Cammino, anche qui, ragazzi, vi devo fare una critica. Avete fatto male voi li avete letti gli articoli su In Cammino? Ma stai qua apposta, Federico. No, ragazzi, stai qua apposta un cavolo. Sì, ti prego, perché... leggiamoli perché ne vale veramente la pena. No, Federico, no. Noi abbiamo fatto esporre le argomentazioni, le domande di Luca, ragazzi, e ti abbiamo dato spazio per replicare. Che cosa, ragazzi, vuoi di più? Voi però dovevate un minimo verificare. Nel video di Luca, magari rimettiamo lo spezzone, lui dice articoli che parlano di Federico Lo Buono scritti da Federico Lo Buono. Cito testuale. Non è vero. Quelli non sono gli articoli che parlano di me. È il mio racconto, è un diario di bordo che io facevo per la storia dei Pischelli, ma è scritto a diario di bordo, c'è scritto sono partito da Roma per Torino alle ore X, sono andato qua, all'inizio ero spaventato perché non c'era nessun ragazzo, però poi ho deciso di andarci comunque, è scritto a diario di bordo, non è un articolo, il giovanissimo Federico Lo Buono ha sfidato tutti, no, è scritto in prima persona perché è un diario di bordo, ma voi questo non lo sapete. Perché non vi siete nemmeno presi la briga di andarvi a leggere. Andiamo avanti. I Pischelli nati prima, è vero, i Pischelli sono nati prima che Renzi ci citasse. Perché? Perché io Renzi l'ho incontrato 2 giorni prima. Tant'è che se Luca avesse voluto cercare sul mio il mio feed di Instagram, io Renzi l'ho incontrato 2 giorni prima. C'è la foto dei 2 giorni, era il 12 marzo, 2 giorni prima, il 10 marzo. Il 10 marzo c'è la mia foto con Renzi, perché è stato il giorno in cui io l'ho conosciuto.
Lì è finita lì, io l'ho conosciuto, c'erano altri ragazzi che si vedono anche nella foto e assieme a loro abbiamo detto: raga, ma perché non facciamo un movimento per i giovani, la politica, che ne so, e ci siamo inventati i Pischelli in Cammino. Due giorni dopo, e noi questo non lo sapevamo, poi ovviamente Luca non ci crederà, però io, Renzi mi ha citato sul palco, ma non era minimamente concordata la cosa, tant'è che il progetto dei Pischelli è nato prima, la pagina esiste da prima. Ma io non potevo sapere, non è una roba, come dici tu? Questo lo accetterei come versione se fosse una cosa che tu effettivamente è un ragazzo che ha creato la sua pagina e resta rilanciata solo dai giornali, ma tu sei stato rilanciato dalla macchina mediatica di In Cammino, che è gestito dalla Fondazione Open, che era controllata da Renzi. Quindi non è proprio una cosa così spontanea, risulta difficile crederlo, anche per il fatto che tu dici, ma io sul sito ho raccontato il mio diario di bordo, ma il tuo diario di bordo, cioè, leggiamolo, perché davvero, io quella storia l'ho letta, e sono delle cose, cioè, propaganda pura pubblicata. Se tu avevi il blog, pischellincammino.it, questa critica io non te l'avrei fatta, ma sta venendo è stata rilanciata da In Cammino, cioè, proprio quello ufficiale gestito da Renzi, quindi... E risulta difficile da un esterno credere che un ragazzo incontra Renzi perché voi giovani siete dei panda, viene subito notato e nel giro di 48 ore fai subito parte della macchina di propaganda di un partito. Io su questo Federico, ho gli stessi dubbi, mi dispiace. Breve tweet di risposta. Allora, sulla questione di Open, vedi anche il modo in cui tu la citi come se Fondazione Open, le inchieste, quando tu hai pubblicato il tuo video erano già uscite le sentenze di archiviazione. Hanno disposto il dissequestro, ma hanno fatto altre, cioè l'hanno fatto di nuovo le indagini, è stato tutto buttato via, perché non è vero, lo sai benissimo, hanno disposto solo il dissequestro dei dispositivi, non è stato chiuso il caso. Sai che viviamo in un paese garantista, di conseguenza, a parte il fatto che poi comunque... Io ho detto che ci sono delle indagini in corso, non ho detto che sono stati condannati. In ogni caso, ti ho lasciato rispondere, io ti ho aspettato... Sì, quello che dici, ma infatti io quello che critico non sono tante le cose che... Tu hai detto delle cose che non sono vere. Quello che però manca è l'altra parte del racconto. Quando tu prendi una mia intervista, peraltro io ogni tanto cerco le mie vecchie interviste, non le riesco mai a trovare, non so come tu abbia fatto, bravissimo. Comunque, prendi la mia vecchia intervista in cui io dico che da parte loro c'è stato supporto, è vero. Nella parte iniziale del progetto, loro ci hanno dato una mano per capire come funzionassero le cose. Mi spiego, tu dici, no, ma come fai ad avere la garanzia che quando fai una cosa, questa finisca sui giornali? Perché abbiamo studiato. Abbiamo studiato per fare in modo che il nostro annuncio venisse ripreso. E questo sta nei minimi dettagli, nel giorno, nell'orario, nel sapere che il giorno dopo i giornali non avranno notizie. Quindi se lo facciamo questo giorno, possiamo spingere di più per la pubblicazione. Allora, vuoi sapere il mio rapporto con In Cammino? No, aspetta, mi spieghi sta cosa un attimo. No, esatto, te lo stavo per chiedere anch'io, perché sulle versioni che poi hai detto delle interviste, subito dopo hai fatto delle interviste che sono sul Corriere, che guarda, hai detto che questo era un progetto che era nato da te, quindi adesso hai appena dato un'altra versione, perciò ti... Io ti giuro, cioè, qua al Cerbero abbiamo fatto delle cose, almeno dal punto di vista mediatico, enormi, ci hanno citato mezza volta quando è venuta la Fornero, ma per sbaglio proprio, cioè tipo Cerbero scritto minuscolo all'ultima pagina, e... Però vabbè, cioè, allora, te dico, io ti vorrei crederti al 100%, perché poi ti ho detto, per certe cose t'apprezzo, ti stimo, c'hai due palle così, in bocca al lupo per tutto, però, cioè, mi risulta difficile, no? La data, l'ora, l'algoritmo perfetto e finisco su Repubblica. E il fatto, allora, cioè, capito? Rispondo innanzitutto alla questione legata a In Cammino. Come vi ho detto, loro ci hanno dato una mano nella parte iniziale, una mano in termini di come si fanno le cose. Poi abbiamo fatto tutto da solo e ci siamo completamente distaccati da questo progetto. Per quanto riguarda la parte della strategia mediatica, per quanto riguarda la parte, quindi la domanda che mi facevate prima, ragazzi, è semplicemente, se tu un annuncio lo fai, faccio un esempio, ma io ho società di comunicazione e ho avuto anche clienti importanti proprio per questo, cioè se tu fai, che ne so, noi abbiamo fatto l'annuncio sabato, su domenica, i giornali hanno meno notizie da dare per domenica, di conseguenza è molto più intelligente fare un annuncio il sabato perché il governo non lavora, perché le varie commissioni sono ferme, di conseguenza la politica, perché quello che fate voi non va in politica, va in costume, va in società, la politica è a meno notizie.
notizie. Quindi se tu fai un annuncio il sabato sulla domenica, hai più possibilità che le notizie vengano rilanciate. Diversamente, se fai l'annuncio di lunedì, in cui ricomincia tutto l'iter legislativo e tutto il lavoro del governo, dell'esecutivo, hai meno possibilità di essere ripreso. Però ragazzi, cioè, è una questione... Noi siamo, io ho sempre tutto quello che ho fatto è sempre stato nell'ottica del provare a creare qualcosa. Se tu crei qualcosa, poi io non nascondo il fatto di aver sfruttato determinate dinamiche all'interno dei partiti per usarle come trampolino di lancio. Io ho creato una cosa. Vabbè, quella può essere pure intelligenza politica. Ci sta. Io ho creato è una legittimo. Cosa che, come dice giustamente Luca, nasce da una costola di uno strumento di partito. Dopodiché sono stato bravo, permettimi di dire, a staccare la cosa, tant'è che se vai a leggere le ultime interviste che riguardano i Pischelli, all'inizio si parlava dei Pischelli renziani, se vai a leggere invece le ultime interviste vedi come questo collegamento è sempre venuto meno. Però si tratta, scusami, se Salvini ti avesse citato in un suo discorso, tu non l'avresti cavalcata questa cosa? Tu non l'avresti fatto al posto. Sì, ma qua è molto diversa la cosa, perché tu hai appena confermato il fatto che loro ti sono stati dietro nella creazione di questo progetto, quindi non è una cosa nata spontaneamente da un sedicenne come invece è stata riportata sui giornali. Tu l'hai appena detto no. Davanti a 7800 persone, che questo progetto è stato seguito addirittura nel giorno in cui veniva rilasciato. Cioè, l'hai appena detto. Io ho detto un'altra cosa, io ho detto che la struttura di Incammino ci ha spiegato, ci ha dato una mano a livello di blog. Infatti, come visto, gli articoli andavano su incammino.it, non ricordo, incammino2017.it, ecco. Loro ci hanno dato una possibilità di utilizzare uno strumento gratuito. Parliamoci di una cosa. Tu sei uno molto esperto sulla rete, sai come funziona il web. Se io creo un blog e pubblico degli articoli, quegli articoli non vengono subito indicizzati. Serve un grande lavoro di SEO per far sì che questi articoli vadano in alto, no? Noi abbiamo sfruttato... Come? No, niente. Avete niente. Chiamato Flame? Non ho capito. No. Ah no, che ne so, perché no, scusa, è il SEO lui. Andate avanti, scusate. No, mi perdoni. No. Ah no, con la S. Vabbè. noi abbiamo sfruttato una piattaforma già esistente come trampolino di lancio. Dopodiché ci siamo staccati. Questa cosa qua... perché in tante interviste mi chiedono di Italia Viva? Perché comunque ai giornali fa click, fa notizia, no? Dire che uno che era nel mondo del partito lo lascia. E allora, capito, è normale che uno poi, è giusto dirlo, uno sfrutti determinati trampolini di lancio per farsi conoscere. Ok, ma scusami, adesso ti stoppo, vai Luca. Cioè, tu hai appena confermato che sei l'attore giovani di una politica progettata da vecchi, praticamente, perché tutte le strategie te le hanno studiate loro. E poi anche sulla pagina Incammino, visto che prima l'avevi citata, il fatto tu stai facendo, unendo due cose. Una è il fatto che c'è la pagina a cui tutti i vostri amici avevano messo mi piace, quella dei delusi, dei Pischelli Incammino, che avrà anche mi piace, non so perché te e i tuoi amici avete deciso di mettere mi piace, perché... Per sfottere, mettiamo le faccine. Avete messo, perciò confermi. Cioè, io ti dico, quella pagina lì ha comunque qualcuno che era dentro il vostro movimento, perché fa dei post molto dettagliati, non mi parla sopra adesso. Fallo parlare adesso, dai. Fa dei post molto dettagliati su come funzionano le dinamiche, su anche le strategie che utilizzavi te per essere primo nell'app Vinci Renzi, adesso non mi ricordo come, Matteo Renzi News e tutto quanto. Ma soprattutto la cosa più importante è che quella pagina, la pagina dei Pischelli Incammino, se è un progetto che è nato, ha avuto la sua cosa, adesso te stai lanciando Giovane Roma, tu hai rinominato quella pagina per farla diventare, per unirla con quella della Giovane Roma, l'hai richiamata la Giovane Roma 2, si può vedere nella cronologia delle modifiche che hai modificato il nome della pagina, quindi spiegami se tu quello della Giovane Roma è un progetto che nasce da zero, questo dei Pischelli Cammino è stato un progetto che è nato, aiutato, poi l'hai appena detto in live, ed era una cosa su scala invece nazionale. Che senso ha allora prendere la pagina dei Pischelli in cammino e cercarla di unirla insieme a quella della Giovane Roma, che dovrebbe essere un progetto che hai fondato te adesso da zero? Che cosa, come io ti penso questo? Che questo al massimo sia un problema che si debbano porre i ragazzi iscritti al nostro gruppo. Ti invito, se dai a Mar il permesso di darmi il tuo numero, ti aggiungo alle chat dei Pischelli in cammino e vedi se c'è qualcuno che ci è rimasto male per questa scelta o se sono invece tutti contenti. Cioè, non capisco perché ti stia ponendo tu questo problema. Abbiamo visto che c'è una pagina dei delusi che ha... però ti ho fatto venire. Dai. Abbiamo visto che c'è la pagina dei delusi che ha 4 mi piace, che sono nostri. Cioè, vai a vedere anche io, ci sono sempre le mie... Cioè, anzi, ci sono loro che dicono, Federico, perché ci metti mi piace ad ogni post? Perché mi fanno spaccare dalle risposte. E
questa pagina non abbiamo la minima idea di chi l'abbia fatta, ripeto che per quanto mi riguarda potreste averla fatta, e al di là di questo, al di là di, ripeto che questo è un problema che al massimo si devono porre gli iscritti al nostro gruppo, di certo non se la deve porre Luca Donadel. Prego Luca. No, sì, ma ha fatto un commento in chat, piselli in cammino. Così a caso proprio, mi sono immaginato i cazzi che camminano. No, che poi piselli, ma la questione è che tu hai creato un progetto che nasce da zero ed è solo su scala locale. Te stai prendendo una vecchia esperienza ed è una cosa che poi fai spesso con anche altri tuoi progetti, no? Te stai prendendo una cosa, trasformi, cambi nome, cioè se in cammino era una ex esperienza che è nata, rilanciata, anche come confermato dal PD, perché ti sono stati dietro. Perché senso ha adesso riprendere quella che era un progetto su scala nazionale e ritrasformarlo in la Giovane Roma? Vuoi se la Giovane Roma. Vuoi sapere perché? Perché noi siamo molto più ambiziosi. Questo è un progetto che noi facciamo per Roma, ma se questa roba va come ci auguriamo che vada, la replichiamo a livello nazionale. E allora tutti i partiti che ci attaccano, perché io ti posso assicurare, ci sentiamo dopo, ma fai tutto, cioè sei un ragazzo che si mette di impegno, fa la sua parte, io non ho nulla contro di te, ti aggiungo alle chat di Italia Viva, ti faccio vedere cosa dicono di noi i partiti. Hanno paura, tu prima citavi i Giovani Democratici, bene, sai che lo saprai sicuramente, all'interno dei Giovani Democratici c'è una specie di mini rivolta interna, nel PD sono abbastanza preoccupati cosa, perché i Giovani Democratici dicono: scusate, ma c'è sto qua che a 20 anni si candida sindaco e voi non ci volete nemmeno mettere nelle vostre liste al comune. Noi stiamo creando ai partiti un vero problema, perché noi mettiamo in discussione questa retorica per cui dopo arriviamo noi. Invece noi, i ragazzi, li candidiamo adesso. Quindi tu mi dici, ma perché stai unendo un progetto nazionale con uno locale? Perché noi adesso prendiamo Roma, ma dopo prendiamo l'Italia. Adesso facciamo questa, ma lo dicevo anche nell'altra live, ci stanno scrivendo un sacco di ragazzi nelle varie città d'Italia che ci dicono: oh figa sta roba, ma mi spiegate come avete fatto che la voglio replicare anche, non lo so, mi viene l'esempio di Bergamo perché è una di quelle che mi è rimasta più impressa per la storia. Bergamo mi piace. Mi spiegate come posso replicarla a Bergamo? Cioè questo è solamente l'inizio, Luca. Tu non è chiaro qual è il nostro obiettivo. Cioè chi dice, ma questi ora fanno l'accordo, noi vogliamo arrivare alle elezioni perché vogliamo dimostrare quanto effettivamente contiamo. Noi vogliamo contarci, non abbiamo paura di contarci, vogliamo contarci, arrivare alle elezioni, fare il culo, perché comunque, anche comunque vada, sappiamo che sarà una partita difficile, ma comunque vada, sappiamo che se prendiamo un risultato importante a livello nazionale bisognerà ascoltare. E quindi questo è il motivo. Comunque è bella l'inquadratura quando ti avvicini alla camera, sembra tipo POV sei Donadel. Io voglio dire una cosa. Vai, Ivan, spero che Ivan poi lasciamo la parola a Luca. L'ultima cosa, poi mi azzittisco e vi lascio finire il dibattito. Secondo me qui stiamo focalizzandoci sul punto, un punto non importante di questa vicenda. Nel senso, a me, Luca, che lui provenga da Italia Viva o dal PD, in questo momento interessa relativamente poco. A me quello che interesserebbe realmente capire adesso è il programma che ha questo ragazzo, le persone che lo affiancheranno, perché è evidente che lui a 20 anni non possa fronteggiare Roma, perché sappiamo tutti quanto sia difficile Roma. Roma è la città più difficile che esista in Italia da governare, è molto più difficile governare Roma che l'Italia come Presidente del Consiglio. Col Covid forse. E quindi il discorso qual è? Tralasciando il Covid, il discorso qual è? Io voglio sapere da Federico se lui, quando un giorno, se dovesse andare bene, si troverà in consiglio comunale a ricevere minacce, tentativi di corruzione, mazzette dai vari Casa Monica, da Tredicine, da tutti questi che sappiamo benissimo essere un punto fermo di Roma, perché la mafia a Roma esiste, non è una barzelletta. Ah sì? Voglio sapere, caro Federico, tu ce la farai a reggere una pressione del genere a 20 anni, a 25, quando sarà? Ti affiancherai delle persone che saranno in grado di gestire una roba del genere? Con onestà intellettuale ci vuole in questa risposta. Ok, allora, innanzitutto vorrei dire una cosa. Io sono assolutamente disponibilissimo al confronto, al dialogo, anche con Luca, se lui avrà da criticare le nostre proposte, io sarò disponibilissimo magari a fare anche degli altri live in cui ci confrontiamo sui contenuti. Io rispondo alla tua domanda, ma vorrei dire che io sono venuto qui
per chiarire le accuse che sono state mosse nei miei confronti. Sì. Quindi va bene il dialogo sui contenuti, va bene le proposte, però mi piacerebbe un attimo rispondere a tutte le accuse che sono chiaro, state mosse. Chiaro, chiaro. No, perché no, per, voi capito, dite a me che cambio argomento, però no, cioè... no, ci sta, magari lo teniamo alla fine, sì, sì. Allora, ricordiamoci alla fine. Alla fine va bene tutto. Va benissimo. Un'altra cosa. Aspetta, cosa... facciamo parlare un attimo Luca, vai Luca, se volevi rispondere. No, ero curioso di sentire adesso la risposta di Ivan, onestamente, perché era una cosa che avevo già in testa. Vabbè, la portiamo avanti dopo, no, così finiamo le domande, insomma. Un'altra accusa che mi è stata mossa, quella di... Facciamo accusa, risposta, controrisposta e tutto. Però la aspetta, legata... l'accusa facciamola fare a Luca, così parlate vabbè, un po'. Ma non so se le citerà tutte. Io vabbè, mi riferisco al tema di Breaking Se Tech. No poi parli troppo, dai, così alterniamo un po'. Vai Luca. No, su Breaking Tech sono curioso anch'io di sentire che cosa ha da dire, perché ha già risposto in parte alla domanda quando era con nella live di Ivan, facendo tutto un discorso dicendo ma tu non hai verificato che questo sito prima parlava di videogiochi, poi ha cambiato, ha iniziato a parlare di innovazione, sì, ha cambiato anche partita IVA, ha fatto tutto un discorso, uno spiegone su come funzionano l'SRLS e quella cosa lì. Ma il problema di Breaking Tech non è se prima parlasse di videogiochi, il passato, il problema è che io sono andato sul sito di Breaking Tech, ho trovato una partita IVA, ho messo quella partita IVA su cerca partita IVA, ho visto che la partita IVA era cessata e tu ti presenti tuttora come CEO di Breaking Tech, perché c'è un'intervista, su VGen Under 30 caricata il 2 agosto 2020, VGen Under 30 caricata il 2 agosto 2020, in cui tra l'altro si parla di pandemia, quindi non è un vecchio video, in cui la descrizione è letteralmente: nonostante la sua giovanissima età è attualmente co-founder e editorial director del magazine Breaking Tech. Questo è il problema, il fatto che tu ti presenti tuttora come CEO di una società che in realtà è stata liquidata. E poi il fatto che TPI, una testata su cui comunque scrivi, ti nomini nella classifica dei giovani imprenditori per Breaking Tech, mi sembra il classico siparietto costruito come in cammino. Ecco qua. Ah, ok. Scusatemi, ora rispondo subito. Allora, sulla questione legata a Breaking Tech. Allora, Breaking Tech, spieghiamo un po' la storia. Luca ha fatto questo video di accusa dicendo che Breaking Tech ha una partita IVA che è durata 7 mesi e che ora non è. Benissimo. Prima di questa partita IVA, come spiegavo, ce n'era un'altra. Però Luca, questo non so se lo sapevi già e non l'hai voluto mettere nel video o non lo sapevi. Non so quale delle due, però una delle due dovrà essere. Nel primo caso, quindi, lo sapevi già ed eri in malafede e non l'hai voluto mettere. Nel secondo caso, hai fatto un'inchiesta senza approfondire i dettagli. Non so quale sia. Vabbè, comunque... Se c'è un sito web, io vedo quello che trovo sul sito web. Cioè, quella è la partita IVA che ho trovato. Lui ha visto questo. Che devo fare sul sito web? Lo storico delle partite IVA? Ma sulla Camera di Commercio Breaking Tech risulta esattamente come risulta... Cioè, se tu cerchi Breaking Tech sul sito della Camera di Commercio, non risulta un'altra società prima, perché te puoi chiedere lo storico di tutte le società che sono state registrate. Risulta solo Breaking Tech. Perché, ma infatti io per questo ti dicevo, io perché al posto tuo... permettetemi una piccola parentesi, perché al posto tuo avrei prima chiamato e poi fatto, io non ti ho, perché tu hai fatto una live l'altro giorno, fammi dire questa roba rapidamente, tu l'altro giorno hai fatto una live con loro in cui hai detto, vabbè, ma Federico che si aspettava che io lo chiamassi, gli facessi una domanda, lui dice no, non c'è niente, e io mi fermassi là, no, io non ti... Però se tu mi avessi chiamato e mi avessi chiesto, mi chiedi che questa roba, mi spieghi, se la risposta ti sarebbe... Io te l'avrei spiegata, se tu mi avessi... Poi, se la risposta ti sarebbe piaciuta... Sì, scusate, se la risposta ti fosse piaciuta... Goliardo, allora, era la giocherite, così. Se la risposta ti fosse piaciuta, allora ti saresti fermato là. Nel caso in cui la risposta non ti fosse piaciuta, avresti continuato con le tue indagini. Quindi, Breaking Tech è nato nel 2015. Dal 2015 al 2018 era un progetto amatoriale. Quindi, per cui non aveva partita. Dal 2018 al 2019 utilizzavo la mia partita IVA personale. Per quale motivo ho deciso di cambiarla? Ho deciso di cambiarla perché nel momento in cui tu usi una tua partita IVA personale, come sai, tassi le intere entrate. Ma non ha senso tassare delle intere entrate se tutti quei soldi non mi vanno in tasca. Se una parte di quei soldi devi spenderla per costi vivi, devi spenderla per il personale, devi spenderla per i software, non ha senso, perché tu paghi le tasse su tutto, ma poi i soldi non ti vanno in tasca. Per questo motivo è stata fatta una nuova partita IVA e una nuova forma sociale.
anche in virtù degli argomenti che diventavano sempre. Per quanto riguarda la questione delle interviste, ci ho messo un po', l'ho dovuta cercare perché non mi ricordavo questa intervista in particolare. Allora, l'intervista è stata fatta prima ed è stata caricata dopo, proprio per i motivi legati al Covid. Dopodiché io ne ho fatte tante di interviste e questa qua, scusami, ma non me la ricordavo proprio. In ogni caso, ho capito, ho fatto interviste con Repubblica, con Corriere, con tutti, vai a vedere un'intervista, chi se la ricordava? Vabbè, non le fai neanche te. Non... Vai sul mio profilo LinkedIn, immagino che tu... Ah, ci sei andato? No, ci sei andato, tu hai fatto un video, recuperalo adesso, ce l'hai sul computer, hai fatto un video del mio profilo LinkedIn. Vai a leggere, perché magari se te lo faccio vedere adesso dice che l'ho modificato ieri. Vai a vedere nel video che hai fatto sul mio profilo LinkedIn, quando c'è scritto che ho lasciato il ruolo di Breaking Tech, agosto 2019. Fallo vedere. Va bene, ma se tu nell'intervista poi continui a riproporlo, cioè te puoi anche scrivere sul proprio LinkedIn, però te puoi continuare a riproporlo. Allora, le interviste ne ho fatte tante. C'è questa intervista che mi permetterai di dire essere minore, me lo permetterai, in cui potrei anche aver sbagliato e aver detto una cosa, ce ne sono tante altre che dicono il contrario. C'è il mio sito sulla giovaneroma.it che dice che non seguo più questo lavoro qua. Però mettiamo anche che io sul profilo LinkedIn, cioè più di LinkedIn non c'è niente. Su LinkedIn c'è scritto che ho lasciato l'incarico nel momento in cui la società è stata chiusa. Ma tu, cioè, hai pure un video, vai a vedere il video che hai fatto, ce l'hai sul tuo computer, vai a vedere il video che hai fatto al mio profilo LinkedIn che hai usato per il video, vallo a vedere, e vedi che io non ho più nessun ruolo nella società perché non esiste più. È stato un grande progetto, perché poi io ho messo insieme tutte le esperienze che ho acquisito dai vari gruppi con cui ho collaborato e le ho portate in un unico progetto editoriale. E per questo poi che sia immeritato dal tuo punto di vista la nomina, pace, anche secondo me è un po' too much, troppo, sai, uno dei 20 giovani mi sembra un po' troppo, è arrivato, come ti chiamavano, però vabbè, al di là di questo, cioè è un che puoi benissimo, ma io lo so che tu lo sapevi, io lo so benissimo, perché non sei un ragazzo stupido, lo sai, ma non volevi raccontare tu. Su TP ho semplicemente detto che era un giornale su cui te scrivevi che ti ha scritto l'articolo dei 20 giovani promettenti, e poi guarda, ti dico onestamente, gli altri 19 sono anche meritevoli di lettura, perché è veramente un articolo che sembra di quelli delle sponsorizzazioni, che io trovo, vabbè, lasciamo stare, sono un po' quegli articoli scarcelliani, diciamo. Legittimo, non lo metto in discussione, non lo sento più. Ragazzi, come tu avrai avuto modo di verificare, io ho collaborato con tanti giornali, quindi insomma, dall'Unità alla Huffington Post, all'Inchiesta, al Foglio, ho scritto su tanti giornali, quindi insomma, è questo che ti devo dire. Casualmente uno di questi ha fatto anche un pezzo su di me, e vabbè, ti devo dire, cioè secondo questo ragionamento nessuno potrebbe parlare di me perché io ho scritto un pezzo su quasi ogni giornale. Oggi ho mandato una lettera al direttore del The Post Internazionale in cui racconto la mia visione per Roma, e che vuol dire? Cioè, capito? E vabbè, secondo questo ragionamento nessuno può parlare di me perché io una volta ho scritto un pezzo. Dai, è un... su. Beh, su questo non ho altro da aggiungere. Cioè, io ho trovato quello che avevo trovato su Breaking Tech. A me sembrava anche il fatto che avesse zero engagement, sospetto, per un magazine online. E tra l'altro tu, poi nell'intervista che avevi fatto con Ivan, hai fatto un esempio dell'Expo sul fatto che, ma allora io posso anche aprire una partita e tenerla aperta solamente per un mese durante, per esempio, durante l'Expo, fatturo milioni e poi la chiudo. Ma non è esattamente la stessa cosa il progetto imprenditoriale di un magazine online e invece rispetto a quello di un evento una tantum, perciò mi è sembrata una spiegazione un po' così, diciamo. Ma io ti dico con molto orgoglio, Breaking Tech è stato l'unico magazine online in Italia ad aver acquistato, all'interno del quale hanno acquistato degli spazi pubblicitari aziende molto importanti a livello internazionale come per esempio Cisco Systems. Io non posso citare i miei clienti per una questione di privacy, però il caso di Cisco è un caso emblematico perché avevamo il loro logo in alto e loro hanno sponsorizzato la nostra linea editoriale per 3 mesi e sono la prima multinazionale americana in sicurezza informatica, prima al mondo. Permettimi di dire che per un ragazzo che è partito a 15 anni da solo da Bari, perché qualcuno dice che chissà chi siano i miei genitori, io sono sempre vissuto solo con mia mamma che è un'impiegata e mi sembra quantomeno ingeneroso nei suoi confronti dire che sono figlio di... Dopodiché io ho fatto questo progetto,
non c'è stato nessun altro blog in Italia, nessun altro blog in Italia ad avere una linea editoriale sponsorizzata da una multinazionale del livello. Abbiamo fatto un buon lavoro, siamo stati bravi, è un progetto che si è concluso, fine, ma lo rifarei altre mille volte, non è che siccome un progetto poi lo chiudi, allora vabbè che fallimento. Abbiamo ottenuto dei risultati che nessun altro ha avuto, io ne sono contento. Poi, vabbè, tu, come io firmo gli articoli su TP, tu li firmi sul primato nazionale, ognuno ha i suoi riferimenti, che ti devo dire? Luca, hai altre domande? Signor Presidente? Se volete dire qualcosa voi, io sul primato nazionale avevo già risposto nella precedente live che avevo fatto. Ma nel senso, hai esaurito tutti i tuoi dubbi? Ma se ragazzi, vorrei la risposta a quello che ha chiesto Ivan prima, perché la sto aspettando da adesso. Ho capito, no, però scusami, va bene, io ti rispondo sul merito, va bene, io ti rispondo sul merito, però hai capito che... Cioè io veramente, Luca, io non, anzi, probabilmente se noi ci fossimo conosciuti in un altro contesto, saremmo pure diventati amici, ne sono cioè, un ragazzo che ci prova, che si mette in gioco, mi va bene, cioè, anche se abbiamo idee molto diverse, a me sta bene, comunque cioè, sei uno che io sono per l'idea di creare una classe dirigente pura di ragazzi in gamba che si mettono e fanno rete tra di loro, io non ho nulla, nulla, però nel momento in cui tu mi fai delle accuse, te ne dico un'altra, hai fatto, permettimi di dire, hai citato la mamma di una ragazza perché volevi fare il figo dicendo guardate che sfigati questi, li difende la mamma. Io, Luca, come sai, mi impegno in politica ormai dal 2015, quindi a mia mamma le ho insegnato, mamma, ai miei post non devi rispondere. Ma tu veramente te la senti di fare la morale a una mamma che difende sua figlia? Lu, ma dai! Ma veramente, ma come si fa? Ma che, ma non ti senti un po' ha una mamma che difende sua figlia, ma che cavolo le vuoi dire? Questa è retorica, spicciola. Non è retorica, ma, questa... cioè, ma ragazzi, ma cosa le vuoi dire a una mamma e un padre che difendono la loro figlia? Le dice cagate, difendendo la figlia, dice cagate. Il tuo amico, Sharif. Ma se uno dice cagate, pure se sta difendendo Dio, dice stupidaggini. Ho capito, ma lui non è stato un attacco sui contenuti, è stato un attacco sul fatto che fosse la mamma. Il tuo amico Sharif, da cui mi auguro che tu ti dissoci, ha fatto dei post per attaccare i miei amici, metterli alla gogna pubblica. Ma lo sai che c'è gente che io non voglio esagerare, ma c'è gente veramente che si toglie la vita per cose del genere. Vabbè. Oh, raga, però va bene tutto, va bene tutto, però... Cioè, buono, andiamo troppo oltre. Vorrei rispondere, Luca, su questo. Risponda, vorrei rispondere, Luca, su questo perché. Risponda, allora, Luca, che stanno andando male. Allora, sulla mamma, qua, risponda, voi si difenda. Siete cazzuti, siete tutti giovanissimi, siete scesi in politica. Però, appunto, stai giocando al gioco dei grandi. E nel gioco dei grandi, se la candidata non gli piace un determinato commento, non manda sua mamma e i suoi genitori a commentare, va direttamente a commentare lei, perché state facendo politica e perciò mi sembra ridicolo mandare la mamma, onestamente. Quindi sì, quella io cosa lì io la trovo veramente di pessimo gusto, veramente di pessimo gusto. Io sono d'accordo con te. Questa è la mia opinione personale. Poi adesso tirare fuori in mezzo il cyberbullismo, perché Sharif El Sabai vi ha fatto qualche post in cui andava a riprendere un commento, Luca, lasciami parlare, un commento Federico, fatto da parlare. un tuo amico sotto un mio video in cui a parte di continuare con sta storia che no, le inchieste si fanno prima chiamando, che quella l'aveva già detto Ivan, che non si fanno così le inchieste, però vabbè, quella è una questione che abbiamo già trattato, ma il fatto è che questo tuo amico si era fatto un'altra figura ed è quella che Sharif ha preso, perché ha scritto io mi sono fatto da solo, ed è un altro dei tuoi amici che a 20 anni lavora al Mise, perciò insomma anche lì viene qualche, cioè è stato Sharif ad avere qualche dubbio, perché siete tutti giovanissimi e siete tutti in carrierissima, diciamo. Allora ti rispondo, la critica al tuo amico è stata quella, non è stata fare cyberbullismo o cose di questo tipo, cioè andate per a vedere, carità, il post. Per carità, io penso che però ripeto ho insegnato a mia mamma che non deve rispondere con me, perché alla fine non fai altro che fare il gioco di chi ti vuole attaccare. Dopodiché io personalmente non avrei mai fatto un attacco di questo. Io non l'avrei mai fatto. Ma siamo diversi. Cioè, non è un problema. Siamo diversi. Io, su un amico che difende... Tu non avresti difeso un tuo amico. Io, su una... Non me la sento di dire a quel mio amico, gli ho detto, sei un idiota, perché non fai altro che fare danni e peggiori la situazione. Ma io non me la sento di fare la morale a una mamma o un amico che difendono qualcuno caro. Poi, oh, vabbè, ma siamo diversi. Va bene così, va bene. Va bene, siamo diversi.
Qua sta facendo la piagnina, che è la tipica tattica da politico, cioè ovvero fare vittimismo. Siete in politica, è ovvio che arrivano gli attacchi. Non è che puoi stupirti perché qualcuno ha fatto una battuta o fatto la satira e le cose di questo attacca tipo. Attacca me! Sì, va bene, la tua amica, se candidata, e fa parte anche lei del partito, è sul tuo sito, quindi se sua mamma va a commentare al posto di andare lei a rispondere nel merito, se permetti, una cosa che io trovo abbastanza ironica. Non è stata umiliata, solamente ripreso lo screenshot e riportato la cosa. Neanche Sheriff ha umiliato il tuo amico, ha semplicemente riportato che è un ventenne che già lavora al MISE. Quindi, no, quindi dopo aver detto, io mi sono fatto da solo aver scritto tutta una serie di commenti che Sheriff ha riportato. Però quella parte lì, veditela con Sheriff. Scusami, ma tu non dovresti... Adesso state facendo la vittima, no? Io non mi permetterei mai, cioè veramente, buttarla in pietismo e in vittimismo. Non dovresti combattere con me? Non dovresti combattere? Abbiamo idee diverse. Ma tu non dovresti combattere con me questa cosa per cui siamo troppo giovani per fare le cose? Me l'aspettavo, e no, perché il fatto di essere giovani non significa di essere una mafia, che facciamo parte della stessa gang e allora dobbiamo pararci le spalle a vicenda. Abbiamo idee diverse e io sono convinto che tu sei un attore giovane pilotato dalla politica progettata da vecchi, ed è quello che ho scritto prima. E tu da chi posso dire una cosa? Io di giovane in questo dibattito non vedo nulla. Questa è peggio della vecchia politica. No, Ivan, no! Ma questa è una cosa gravissima. Rispondete alla mia domanda di prima, per favore. Detto che aspetta, finiamo. State vaneggiando su cose che non ce ne frega un cazzo. Aspetta, Luca sta dicendo una cosa, vai Luca. No, io ho finito. Voglio adesso che risponda alla domanda di Ivan, che stiamo aspettando da mezz'ora. Io prego. Quello che dovevo dire l'ho detto. No, vabbè, però devo dire che in realtà Federico ha fatto bene, perché come avevo chiesto a lui, è rimasto sul tema e non ha... Ok. Non ha spostato il fulcro della discussione, quindi su questo, anzi, apprezzo che Federico stia qui, che sia qui a rispondere comunque alle tue accuse, che alla fine, insomma... Sono qui per, come ho detto, per chiarire... Certo, ma l'intento era questo. La mia posizione nei confronti delle tante persone che mi hanno visto, che mi hanno detto, ma guarda, sto stronzo, per il culo. Quindi era giusto che io... Poi, era il senso di questo dibattito, di questo incontro, Federico. Permettimi di dire una cosa e concludo e poi rispondo alla domanda di Ivan. Tu dici che io o i miei amici siamo pilotati, perché secondo te è impossibile che siamo realmente così bravi da poterci permettere di fare queste cose. Questa è la tua posizione. Ma io sono orgoglioso. Io sono orgoglioso del fatto che qualcuno pensi che io sia pilotato. Dice no, non puoi essere così bravo da fare questo. Mi hai fatto un grandissimo complimento. Per me, quando leggevo un post sotto il commento, un commento sotto il post, cioè no, ma si vede che sono pilotati dalle foto fatte troppo bene. Le foto le fa un mio compagno, uno che veniva a scuola con me, il mio ex compagno di banco delle scuole superiori. Sono contento che siamo così bravi da sembrare pilotati. Quindi a me va bene. Va bene così. Rispondo alla domanda di Ivan. Ivan, mi devi fare un piacere, però me la devi un attimo ripetere perché non mi ricordo più. Ma chi è entrato? Scusate. Chi è? Dov'è? Ma è Omiadol. Ma che è successo? Pronto? Come? Pronto? Omi? Ah no, perché qua c'ho... c'ho il Discord di Eddie Among Us. Ah, è entrato sul suo Discord. Delirio! quello che avevamo usato per Among Us. Omiadol, candidato a Roma! No. Ufficialmente candidato. Ma ti come cazzo ha fatto entrare? No, io però vorrei chiedere una cosa a Luca, adesso. Sì, chiaro, è quella la domanda... più importante. Luca, tu mi stanno scrivendo un sacco di ragazzi dei Pischelli che dicono, ovviamente non si può fare, glielo sto dicendo, però se non ti fidi, che dicono possiamo entrare in live al Cerbero per dire che noi della roba dei Pischelli delusi li prendiamo tutti per il culo perché non sappiamo chi siano. Allora, sì, va bene, poi... faccio entrare anch'io i miei amici, ti faccio entrare Sheriff che così ti risponde. Allora, fermi un attimo. Allora, volevo chiederti, cioè... Luca, sì. Tu comunque nel tuo video hai mosso delle accuse, domande, l'azione, chiamiamole come vogliamo, ok? Sei soddisfatto delle risposte che ti ha dato Federico? E ancora di, insomma, avere dei dubbi, avere parte di ragione? Se sì, spiegacela, perché comunque, ripeto, siamo qui proprio per questo, no? Per arrivare ad un barlume di verità, poi la verità assoluta non esiste. Io diciamo che in questi due giorni mi sono fatto un sacco di... pensieri sul perché Federico Sabato abbia deciso di fare una strategia come quella che ha fatto, visto che si vende come il consulente dei politici, di strategist, il fatto di rifiutare una live e poi 48 ore dopo accettarla senza condizioni mi è sembrata veramente
una cosa solamente. Vabbè, però per top, top mossa è di marketing. L'unica cosa che mi viene in mente che possa essere. Sei preparato, senso, dai, ci sta. Sì, ma il fatto è che veramente hai rifiutato un confronto, ti sei fatto una figura, perché poi era ovvio che le due live si sarebbero sovrapposte, per prendere 48 ore di tempo mi è sembrata una cosa abbastanza poco sensata da un punto di vista strategico. Poi io ho avuto delle conferme in questa live, perché comunque a Federico ha praticamente confermato davanti a 8.000 persone in diretta che Pischelli in cammino è stato un progetto che comunque è stato accompagnato, e io sono certo, perché io, guarda, mi sono visto centinaia di video. Ma l'ho detto nell'intervista a Radio Rai 1. Non l'hai detto, hai semplicemente detto fa parte del gruppo in cammino, ma in un sacco di altre interviste hai detto delle cose diverse. Poi fammi finire, io ti dico, Federico ha detto in questa live che adesso ha fatto veramente una fassinata che il partito La Giovane Roma diventerà su scala nazionale. Vedremo se questa cosa si evolverà. Io comunque terrò la cronologia delle modifiche della pagina La Giovane Roma, perché se ci sarà qualche modifica di sicuro vedrò che la pagina ha cambiato nome, allora sarà un nuovo progetto che si sposta per unire tutti i follower. Vabbè, però non è, cioè, voglio dire, sta cosa non è che è una roba per forza negativa. E poi voglio chiedere un'ultima cosa, cioè non è che è un delitto. Poi aggiungi, voglio rispondere a quello che hai detto. Aspetta Federico, sennò qua siamo sproporzionati con i tempi. Vai, Luca. Innanzitutto grazie per l'in bocca al lupo che mi hai fatto, perché sotto un certo punto di vista io lo prendo come un in bocca al lupo e ti ringrazio. Dopodiché, per la questione della live, Ivan potrà confermare, io sono uno di parola, noi ci eravamo accordati per fare questa live, cioè la live prima che uscisse il tuo video. Ivan, puoi confermare per favore? Quale video? Aspetta, quello di Luca. Scusami, prima che noi ci eravamo accordati per fare la live io e te, prima che uscisse l'idea del confronto tra di noi. Ma probabilmente sì, immagino di sì, anche perché io e Luca l'abbiamo deciso all'ultimo. Ecco, cioè, doveva esserci il confronto tra voi due, poi quando avete rifiutato abbiamo detto... Non è stata una strategia, semplicemente io quel giorno lì direttamente vi ho seguito più o meno, mi hanno raccontato qualcosa, ho sentito, perché ero in piazza, lo raccontavo con Ivan per una manifestazione, so che tu starai contrarissimo, però ero in piazza per una manifestazione per lo Ius Cultura e gli Ius Soli, quindi ho sentito qualcosa ma ero in piazza lì. Poi avevo dato la mia parola a Ivan che avremmo fatto una live insieme. Dopodiché, io ripeto, io avrei preferito guardarti negli occhi, stringerci la mano, fare un confronto, come abbiamo fatto, secondo me sarebbe venuto meglio di persona, rispetto alla tua scelta. Mi piacerebbe comunque farne di persona, perché secondo me si riesce a capire meglio quali sono entrare in empatia con le persone e capire realmente quali sono le loro intenzioni. Al di là di ciò, io mi ritengo soddisfatto. No, io su questo non sono d'accordo, invece rimango dell'idea che sia stato meglio farlo così, perché come vedete siamo riusciti a gestirlo bene, vi siete alternati, le domande te le ha fatte, tu hai risposto. Vabbè, io penso di aver risposto ai dubbiosi, so che Luca non ti convincerò mai, ma poi cioè, potrei fare qualsiasi, ma tanto non ti convinco, lo so. Però spero basterebbe magari che liquidi le tue quote in social e ma le vuoi comprare veramente? Se vuoi te le vendo. Ma non le voglio assolutamente comprare. Ma dai, non le voglio assolutamente comprare. Però la prossima volta che crei un partito, magari assicurati di non essere in società con i social media manager di Renzi, con suo marito e con un altro che gestisce la comunicazione in Italia Viva. Ma non le voglio. Non buttarla sul ridere, perché è una cosa seria. Cioè, se vuoi 10k te le do. Sei proprio fissato. Non lo so. Vabbè. Comunque, io sono facciamo io uno smacco, Federico, vendi ste quote e avanti con il progetto politico. Le compri tu? Ma se qualcuno se le vuole comprare, io gliele do, raga. E ditemi, se le volete comprare, le do. Secondo me grazie al cazzo. Ho capito che me le devo regalare, cioè, nel senso, grazie, il lavoro comunque di anni, non lo so. Avresti dovuto farlo prima di lanciare questo progetto politico. Mi viene da ridere. Diciamo una cosa, Federico. Io sono soddisfatto delle risposte che hai dato, ti faccio i complimenti perché non era facile una cosa del genere, e sono contento perché comunque hai accettato il confronto, i dubbi di Luca secondo me sono stati insomma esauriti. Continuo ad essere un po' dubbioso comunque sulla potenziale ingerenza di persone all'interno della politica, della vecchia politica, insomma nei confronti del tuo progetto, perché come sappiamo tesoro, però se non mi fai parlare è un macello, perché sono convinto che il trasformismo nella politica, e Renzi l'ha dimostrato più volte, ma non solo lui ovviamente, sia all'ordine del giorno. Quindi io che voglio fidarmi di un ragazzo come te, perché mi sembra propositivo eccetera, ho sempre un po' il dubbio.
e la paura soprattutto, no? Che questo effettivamente sia una sorta di refresh di un progetto Renzi 3.0, eccetera. Però io spero che tu andrai avanti per la tua strada e che non avrai nessun tipo di, ecco, spinta, anche se in parte c'è stata. Perché, per quanto tu possa dire, sono stato un giovane brillante, 16 anni qua, 16 anni là, secondo me se un qualsiasi 16enne, anche bravo come te e più di te, quanto te e più di te, va in determinati posti a farsi notare, eccetera, non si ritrova articoli, non si ritrova all'interno di quelle coalizioni, eccetera. Questo è il mio pensiero. Però, comunque allora, sia, non sono delitti di mafia, nel senso, non è che hai fatto una cosa, come ho detto in tutte le live, anche in quella presente con Luca. Sono dei dubbi legittimi, secondo me, io che è giusto fare prima della tua corsa effettiva, perché per evitare subito, ok, di magari ritrovarsi poi successivamente con queste problematiche. Stop. Io ti dico che se c'è un ragazzo che ha voglia di fare qualcosa del genere, io gli do una mano. Gli do i miei contatti per fare in modo che... Sì, vabbè, non era questo il punto. Comunque... ragazzi, così per chiudere adesso... vogliamo fare un piccolo burgoliardico. No, quello mi chiedono di una cosa. Vi farei leggere i messaggi con Matteo Renzi, ma mi querela, quindi non lo posso fare. E vi faccio vedere tutti i messaggi che gli ho mandato e lui che non mi ha risposto. In questi giorni, Luca sicuramente avrà visto le interviste, ho chiesto di incontrare il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Ambiente, Mora Sut, per lavorare a una proposta per aumentare i poteri del sindaco di Roma, e sempre del Partito Democratico ho chiesto di incontrare il sottosegretario Manzella al MISE per la questione di Smart City, eccetera. Sapete che non mi hanno risposto. Nessuno va mi bene, vuole... Va bene, comunque questo è influente. Allora, io direi, lascio la parola a Luca. Una cosa da dire, che visto che a proposito di messaggi, io ti vorrei far leggere i messaggi che mi sta scrivendo adesso Sceriffo El Sebai, in cui chiede un confronto con te, visto che ti confronti con tutti, visto che l'hai citato e l'hai insultato. Se vuoi avere un confronto con lui... Vabbè, questo poi ve lo vedrete. Sempre al Cerbero, poi ci mettiamo d'accordo se volete. Tanto stiamo a fare una cifra dei soldi stasera. Allora, fermi un attimo. Vorrei farti rispondere alla domanda di Ivan e secondo me anche aggiungere delle domande, ad esempio in relazione a ciò che hai detto su Torino. Luca, mi pare che anche tu eri dubbioso su certe cose, discorso autobus, discorso stadio, cioè roba più pratica, ok? Roba proprio pratica. Sì, va bene. Io ci tengo, ragazzi, perché, cioè, voglio dire, anche voi però fa un po' rabbia, perché avete fatto dei titoloni per queste live e secondo me il messaggio che passa non è bello. Comunque, vabbè. Ma noi abbiamo dato lo stesso spazio ad entrambi, Federico, ma che stai a dire? No, sì, ho capito, però se cerco su Google, ora mi esce... dove sta? Blastare il candidato sindaco per il suo intento, mica ha detto che sì, alla vabbè, ma da questo titolo di Cerbero non c'era un per il cazzo. È Cerbo internettiano. Io rispondo stasera. L'avrai blastato tu per molti. Che te devo dire? Io rispondo a queste domande. No, ma questa è quella in cui non c'ero, quindi no, ti sto dicendo. Ma non si attacchi alla parolina, dai. Chi se ne frega? No, ragazzi, ho capito. Io rispondo. Vabbè, stai qua, ti abbiamo dato opportunità. Hai fatto una splendida figura, avrei guadagnato altri voti, no? No, ripeto, volentieri. Ci hai pagato pure bene per farlo. Ma vi chiedo di fare un'altra live in cui parliamo dei contenuti. Questa qua era una live per chiarire. Sì, no, vabbè, comunque, certo, ma ci sta. Risposte telegrafiche. Ho appena ricevuto un messaggio su Discord di uno che mi ha scritto: Luca ha mentito, non ha scritto un cazzo sul gruppo degli ultimi messaggi, sono del 26 ottobre, non ha scritto niente agli altri pischelli. Ecco qua, guarda qua. Come faccio a far vedere le chat di WhatsApp senza essere querelato? Ecco. Vabbè, guarda qua, si legge? Tanta speranza. Ricevuto... Ma posso condividerlo qua, che non so come funziona Discord. Sì, vabbè, ma chi se ne frega di un tizio che dice una cosa a caso, però potrebbe essere... È un reato civile, al massimo è un'ammenda. Oh, raga, io ho paura euro di una cosa, ho paura perché manderei... Ah, facciamo così, vi mando il link live... Vabbè, ma non è, voglio dire, anche fosse vabbè, una cosa... Vabbè, rispondi a Ivan, che tanto è una cosa che... Ma scritto adesso, io non... Vai, Ivan, ripeti, ti chiedo scusa, mi devi ripetere la domanda. Prego. La domanda è... Vorrei sapere quando sarà pronto il programma... Mm-hmm. Chi sono le persone che ti affiancheranno, quindi le persone competenti, e soprattutto se tu a 20 anni ti senti in grado, onestamente, intellettualmente, di poter contrastare, di poterti confrontare con i problemi reali che ci sono a Roma, quali
Casa Monica, okay. I clan Spada, Ostia, la malavita, la corruzione, mazzette, tutte queste tipi di problematiche che riceverai in quanto una volta entrato al comune potresti essere sindaco, consigliere, quello che è. Possiamo abolire San Pietrini? Come? Tu pensi che tu e i ragazzi che ti seguono in questo progetto, che al momento mi hai detto che sono tutti ragazzi, possiate davvero essere in grado di confrontarvi e di fronteggiare una roba del genere allo stato attuale delle vostre forze? Ok, allora partiamo con la prima domanda che mi hai fatto legata al programma. Noi per il momento abbiamo identificato 10 macro tematiche di argomenti, settori per i quali vogliamo provare a trovare delle risposte. Questi sono già pubblici sul nostro sito, li trovate www.lagiovaneroma2021.it/non mi ricordo cosa, comunque sta in proposta. E quindi questa è, per quanto riguarda il programma, ora io lo dicevo sia in live con te, lo dicevo in live col Cerbero, il programma lo stiamo scrivendo, arriverà, permettetemi di dire intanto che partito, attacco anche quelle di sinistra, così Luca, il Partito Democratico non ha un programma, la Lega non ha un programma, Forza Italia non ha un programma, nessun partito ad oggi ha un programma per Roma, quindi capisco questa necessità e questa voglia, i 5 Stelle non hanno un programma, capisco questa necessità e questa voglia di sapere noi concretamente che cosa vogliamo fare, però vi dico anche che i grandi partiti, quelli competenti, ancora non ce l'hanno un vero e proprio. Comunque in ogni caso sul nostro sito già trovate l'argomento e alcune nostre proposte. La seconda domanda che mi hai fatto era sugli esperti. Anche Luca ha sollevato, giustamente, per carità, il tema di questi esperti. Sono, come vengono selezionati, che ne sappiamo che non sono esperti di qualche partito? È una domanda legittima. Luca pone un dubbio, io rispondo. I nostri esperti, innanzitutto, saranno tutti pubblici. Quindi non ci sono tipo degli esperti che noi nominiamo e che uno dice boh, chissà chi è. No, sono tutte persone. Uno l'abbiamo già annunciato, che si chiama Simone Ridolfi. Simone Ridolfi è l'amministratore delegato di Muvenda, una startup romana che si occupa di food delivery. Hanno raccolto anche diversi milioni in dei round di investimento e lui ci dà una mano, per esempio, per tutto il tema che riguarda il SID, che è un punto del nostro programma in merito a sburocratizzazione, innovazione e digitalizzazione. Assieme a questo personaggio qua, noi piano piano li annunciamo, li annunceremo tutti, saranno tutti pubblici, semplicemente per una questione di uscite, per una questione di rilanci anche mediatici, non li annunciamo tutti subito, perché altrimenti ce li bruciamo, quindi tipo ogni 2 settimane ne annunciamo uno. Dopodiché, chi è che ci dà una mano? Chiunque vuole, quando Luca l'ha preso un po' con ironia, ma io sono serio quando dico anche tu Ivan vieni a darci una mano, ma chiunque voglia, cioè il contributo di chiunque può esserci d'aiuto. Dopodiché noi capiamo un po' qual è la nostra linea. Certo, Luca ci potrà dare una mano dal punto di vista di comunicazione. Dubito che Luca... È fuori discussione proprio totalmente. Guarda, veramente, da una parte è incredibile come le capacità renziane di far diventare questa live il siparietto di nuovo di qua, propaganda. No, ma è incredibile, cioè ragazzi, veramente Luca, vai, stai qua, cioè vai, di quello che vuoi. No, ma io non ho niente da dire, cioè è veramente incredibile come è diventato di nuovo il siparietto del oh, ragazzi, non rispondi alle domande. Allora, no, vabbè, però ha fatto una domanda a Ivan. Certo, no, ma infatti rispondi. Rispondi il punto, quello più importante, Federico. Troviamo pace. No, ma Salla, è punto, cioè ti ha fatto una domanda su un punto, te ti sei allargato. No, mi ha chiesto, me lo sono scritti, programma, esperti, competenze. Dico Sharif e non va bene, e dico le proposte e non vanno bene. No, la cosa più importante in realtà era l'ultima che forse non ti sei appuntato. Il tema delle competenze, giusto? Così. No, vai giù, vai. Non era questa però, eh. Vabbè, vai. No, tu mi hai chiesto, il tema di... pensate di essere in grado di contrastare eccetera. Cioè tu sei consapevole che la Raggi da quando è sindaco è stata minacciata, hanno tentato di denunciarla, di buttarla giù in ogni modo, lo sai questo, no? Questa è realtà. Io rispondo Luca, Ivan, come ho detto... Tu non è che se ti arriva una minaccia ti metti a piangere e scappi, questa è la mia domanda. Come ho detto in live con te... noi siamo consci del fatto, non ci prendiamo in giro, siamo consci del fatto che se qualcuno mi chiedesse Federico come risolveresti i miliardi di debito di Roma, io non saprei rispondere, ma come anche se qualcuno mi chiedesse come io farei a contrastare la mafia, non saprei rispondere.
Cioè, ne parlavamo, ci sono persone che veramente fanno sta roba qua da tutta la vita e non hanno la minima idea di come risolvere il problema. Beh, però se manco ci provi, cioè un programma ci deve essere stesso su queste cose, amico mio. Ma voi non mi fate manco provare a rispondere, dai. No, sei tu che hai detto non so. Hai detto mo. Cioè, io pure non saprei come fare, ma non mi candido. No, ti sto dicendo, anche io non saprei come fare, ma non mi candido presidente, insomma, sindaco. Da qui viene la domanda, da qui viene la domanda. Scusa, ma se non sai come rispondere a questo problema, perché ti candidi? E arriva la risposta. La risposta è, il nostro contributo, ovviamente, arriva sui temi su cui siamo maggiormente competenti. È chiaro che su scuola, università, innovazione, eccetera, ci sentirete martellare, perché se non noi, chi? Sugli altri temi, non è che non abbiamo delle proposte. Semplicemente, io quello che dico, no? Tu, Ivan, facevi l'esempio della radio. Io non voglio ripetere, perché poi mi dicono che ripeto le stesse cose. Però Virginia Raggi, per me, ha avuto un coraggio enorme quando ha sfrattato i Casamoni. Ha avuto un coraggio enorme. Cioè, nessuno prima di lei ha avuto il suo stesso coraggio. Allora, quindi qual è il nostro ruolo nel caso in cui, come ci auguriamo, dovessimo riuscire ad entrare all'interno del Campidoglio? Dire, bene, lavoriamoci assieme. Tu sai, Ivan, sei uno sì, così ma che vuol dire però, sì. Un attimo, ragazzi, però mi dovete fare rispondere. Un attimo. Tu sai, Ivan, che sei stato molto dentro ai meccanismi della politica, che molto spesso, se due partiti hanno la stessa visione, pur di non dire che hanno la stessa visione, cambiano idea. Bene, noi, da parte nostra, questo non ci sarà. Da parte nostra questo non ci sarà. Noi ci affiancheremo a degli esperti per provare a trovare non delle soluzioni, ma delle proposte per risolvere questi problemi. Dopodiché, nel momento in cui le altre forze politiche presenteranno anche delle loro proposte, perché ripeto, ad oggi non ci sono. Quando sì, ma tu devi pensare al tuo programma, non quello degli altri manchevoli. Certo, ma infatti, ripeto... Cioè, proprio perché ti stai presentando come novità, ti devi distaccare e ci devi presentare un programma con i controcazzi. Il programma, vi ripeto, arriverà. Ad oggi, se andate sul sito, capite qual è la visione. Ok? Ci siete andati, l'avete letto le nostre proposte? Vabbè, l'hai spiegata anche qua, diciamo che è un po' generica. No, ce ne sono tante altre che non ho spiegato. Sì, per carità, però sono sempre cose molto generiche. Faremmo altro che mentana, faremmo veramente nottata. Quindi io vi dico, intanto guardate qual è la nostra visione. Andate sul nostro sito, mi pare che abbiate fatto, leggete quelle che sono le nostre idee, poi sulla base di quello si struttura il programma. Ma ragazzi, non è che potete fare la morale a me. Nessun partito. Non è la morale, è una domanda. La morale... C'entra la morale? No, per dire, Federico, però tu ti stai candidando perché aspetti che... Allora, ragazzi miei, se uno si candida come sindaco di Roma, deve avere in programma, secondo me. Poi... È chiaro, ma ripeto... poi fate come soprattutto, Federico, lasciami dire che chi si candida come sindaco deve avere due coglioni che sono... Ragazzi, più grossi di tutta sta stanza, ragazzi, più delle competenze, devi avere due coglioni così, hai capito? Lo dico francamente. Questo lo vedremo, permettetemi di dire che lo vedremo. Oggi abbiamo fatto questo confronto che non è, so che mi aspetta molto di peggio, molto di più. Sono pronto a farne tanti altri. Io vi dico che vi stupiremo. Dopodiché, io me lo auguro. Dovete darci un po' di tempo, ragazzi, è più di così, siamo un gruppo di... e da una parte non abbiamo nessuno dietro, i tempi, la struttura, è quello che c'è, chi lavora al nostro progetto, lo dico a chi si volesse candidare in futuro, fa volontariato, non è che abbiamo... Sì, ma teoricamente non si dovrebbe fare al contrario, cioè non si crea prima il programma e poi ci si presenta, capire. Nessun partito, ora leggevo, prendo il telefono perché c'era un'ansa di Zingaretti, vediamo se la ritrovo, ecco qua, ballottaggi Zingaretti da domani, percorso per candidato a Roma, dobbiamo costruire un percorso che ci porti a Roma in sì, però quelli sono partiti più strutturati, ok, che hanno magari anche degli esperti che possono contattare più facilmente, sono persone comunque più avvezze a quel tipo di mondo, voi che siete di fatto degli esordienti, ok, secondo me dovreste avere un programma bello solido e ma soprattutto io mi associo come? Le lettere non sono proposte. No, ma hai detto tu che non c'è? No, certo che c'è. Vabbè, però dai. Hai detto che ci sono proposte, ma non programma. No, allora. Hai detto c'è una visione e non c'è un programma. Cioè, l'hai detto. C'è una visione. Ci sono dei temi di base. Sì, ci sono dei temi. La mission. Allora, facciamo così. Facciamo che le leggi e poi parliamo. Federico, l'hai detto tu. Sto ripetendo le tue parole. Ok? Allora. Mi hai detto, abbiamo una visione, ma non abbiamo un programma. Ok? No, abbiamo una visione con le prime proposte.
Dopodiché, per il programma, non so se tu hai in mente come un programma di un partito, è una roba tipo di 50 pagine. Ad oggi trovi un PDF. Sì, ma le premesse può voler dire voglio eliminare la mafia. Fine. No. Per dire, cioè. Ok, appunto può essere anche dico, uno slogan. Appunto ti dico, leggilo, dopo che l'hai letto facciamo un'altra live e ne parliamo. Sì, ma io sto soltanto ripetendo quello che mi hai detto, cioè non è che... Ho capito, però cioè, stiamo parlando di una roba che solo io ho letto. No, stiamo parlando di ciò che hai detto tu. Tu mi hai detto, io non abbiamo un programma, arriverà, questo mi hai detto. Io ti ho detto un'altra cosa, visto che Roma, come ha giustamente fatto notare Ivan, è un palcoscenico super impegnativo, secondo me, ok, bisognerebbe arrivare super preparati. Oltre questo... Ad esempio, quello che ti diceva Ivan sulla mafia, eccetera, tu hai detto la Raggi è stata brava, ok, sì. Ottimo. Voi che vi proponete, in che modo volete affrontare anche queste componenti difficili? Allora, come dicevo, e questa è la cosa che ti dicevo prima, cioè se chiedessero a me, allora, a parte il fatto che quando si fa questo, Luca immagino lo confermerà, ma anche Ivan, quando si lancia un progetto politico, nel senso ci sono vari tempi, tutto si dedica alla strategia, anche perché tu non è che puoi coinvolgere gli esperti prima ancora di annunciare il progetto, quindi tu annunci il progetto, racconti la tua visione, testi il terreno, coinvolgi gli esperti, pubblichi il programma, questo è l'iter, non puoi fare le cose prima, perché non puoi pubblicare il programma prima di aver condiviso la visione, non puoi coinvolgere gli esperti prima di aver fatto l'annuncio. È una roba, c'è una roba da fare. Sulla secondo me questione... prima devi sapere di avere quegli esperti eventualmente a disposizione, devi sapere cosa fare e poi presentarti. Infatti volevo fare una domanda, allora perché gli esperti non li candida? Perché non sono under 25, noi vogliamo fare un progetto che sia under 25, però gli esperti... Mi sembra un po' conveniente sta cosa. No, è vero, Simone Ridolfi, allora, noi gli esperti li abbiamo già tutti. Perché non li stiamo annunciando? Perché dicevamo prima il ragionamento mediatico. Se io mi annuncio tutti gli esperti ora, mi escono 10 articoli sui giornali e poi ho finito. Se invece io ne do uno ogni 2 settimane, mi escono magari non 10, ma 3, però 3 pezzi per 10 settimane sono di più, capito? Sono 30 pezzi invece che 10. Sì, ok, quindi... ma te non puoi fare una cioè la tua campagna allora è solo basata sull'eco mediatico che può avere sta cosa. Luca, sai cioè... quando si vota a Roma? Quando si vota a Roma, Luca? Tra poco, vota... purtroppo. No, Luca, tra quando poco, si vota nel 2021. Quando si vota a Roma, Luca? Non la so la data. Non la sa. Ok. Allora, si vota tra più da giugno. C'è un sacco di tempo, un sacco di tempo. Beh, oddio, per fare certe cose non è molto, per strutturare un programma come una città come Roma ironico, non è tanto. Spero perché non è tanto per lo sai che si vota anche a Torino? Lo sai quando si vota a Torino, Luca? Lo so che si vota a Torino e ci sono. Quando si vota a Torino? Non so le date precise. Vabbè, abbiamo detto. Comunque, manca tempo. Manca del tempo. Non ha senso fare tutto quanto adesso, perché ci troviamo poi nella condizione di non avere i contenuti. Cioè, ragazzi, la politica non è solamente una questione, c'è anche strategia dietro. Se noi diciamo tutto quanto adesso, dopo non abbiamo più nulla. Ma non è una roba di fare giochi strani, è semplicemente non essere degli idioti. La paura qui, legittima, amico mio, è che voi siate giovani di bellissime speranze, bellissima energia, però che all'atto pratico, come hanno dimostrato i 5 Stelle, come hanno dimostrato, insomma, tanti esempi di persone con energia, anche le sardine in parte, cioè all'atto pratico, ok, non sarete in grado. Questa è la domanda che penso sia legittima, no? Non avete paura di diventare le sardine voglio rispondere alla tua domanda. Tu hai citato due realtà, quella del Movimento 5 Stelle e delle sardine. Sulla prima, partiamo dalle sardine. Poi il 5 Stelle comunque ha delle spalle larghe con Grillo e altri personaggi, insomma. Siamo molto diversi. Sardine, sì. 5 Stelle era una cosa diversa. Il progetto delle sardine è nato con l'idea di attaccare Sardine. Che, per carità, sì, l'abbiamo detto, per carità. È legittimo. Cioè, nel senso, oddio, io... mi dicono dalla regia che il nostro sito è andato offline, non so perché se c'era tossato perché... Troppi accessi forse. Non so se perché c'erano tossato. Secondo me troppi accessi, sì. Ho troppi accessi, spero la seconda, non lo so. Comunque, la questione delle sardine. Le sardine hanno fatto un progetto che per carità, fantastico, perché hanno coinvolto le persone, le hanno fatte interessare, bellissimo. Dopodiché loro si sono focalizzati sull'attacco a Salvini. Noi non vogliamo attaccare nessuno, noi vogliamo...
pensiamo a noi, pensiamo al nostro, facciamo le nostre proposte. Vogliamo evitare. Sì, vabbè, non era il merito, era diciamo la. Non era il merito della critica, più che altro il fatto che magari persone potenzialmente impreparate, ok, uh-huh, ricevano un certo eco mediatico, arrivino comunque a dei posti importanti e poi alla resa dei conti, nada. Questo era il punto. Sulla questione invece che hai citato, per esempio, dei 5 Stelle, abbiamo fatto l'esempio nell'altra live insieme, e ora mi tocca ripeterlo, però lo faccio volentieri. Cioè, in realtà sono un po' stanco, però lo ripeto. Allora, i 5 Stelle facevano il ragionamento non del portiamo i giovani in Parlamento, ma dicevano portiamo i cittadini. Sì, ma non hai capito la mia domanda. Un attimo, non ho nemmeno finito di rispondere. L'errore che secondo me è stato commesso dai 5 Stelle non è tanto quello di voler rompere le logiche del, ma quello, una volta seduti al tavolo, di pensare loro di poter riportare le soluzioni a tutti i problemi, senza riconoscere che magari su altri argomenti c'era qualcuno di più competente di loro. E quello che noi non vogliamo fare, noi non pretendiamo di dire che risolveremo, che troveremo i problemi, le soluzioni a tutti i problemi, però semplicemente proveremo a dare una nostra visione, proveremo a dire la nostra, e creando un dialogo costruttivo e sano con le altre forze politiche. Amico mio, io ti ripeto, nutro anche delle speranze, sono contento che tu ti sia messo in gioco, però continuare a dire parleremo con le persone, coinvolgeremo le persone, faremo questo, ci metteremo tutti in non è sufficiente per quanto mi riguarda, cioè non è... quello che poi sarà a gestire Roma, cioè se io mi immagino da domani Federico sindaco di Roma, dico cioè... io sono molto stanco adesso, non mi nascondo che lavoro tutto il giorno, sono un po' stanco. Vabbè, per carità, poi insomma non vi posso rassicurare su questo. Quello che vi posso dire è fidatevi, vi stupiremo, poi tra nove mesi uscirà un altro video di Luca comunque... in cui dirà, farà un risultato. Io penso comunque che sia abbastanza logico che tra un anno Federico non sarà sindaco di Roma, e questo penso che lo sappia anche lui. Io penso che quello che può, però... a cui lui deve ambire è quello di entrare all'interno del comune di Roma, al Campidoglio, e poi nei successivi 5 anni iniziare a lavorare all'interno dei palazzi del potere. Che cazzo è, Gianluca? Le farfalle. È una farfallina, Gianluca. Di iniziare a lavorare all'interno dei palazzi del potere per poi 5 anni dopo cercare di concretizzare quanto fatto all'opposizione. Perché Federico, tu tra un anno lo sai bene, cioè ne abbiamo parlato lui anche per vincere. Tu giochi per vincere, ho capito, ma non è... cioè bisogna anche essere realisti. Vedremo, io vi dico, fidatevi, vi stupiremo. Dopodiché ragazzi, parlarne adesso è prematuro. Se volete facciamo una live più avanti sul programma, se volete facciamo quello che volete. Adesso l'obiettivo della serata era quello di rispondere all'accusa. Andrebbe in vacca la campagna, cioè... Sì, sì. Qui si parlava... Infatti l'ho detto io. Si parlava... Sì, beh, ovvio. Però, vabbè, niente, si parlava insomma, secondo me, di cose... abbastanza importanti, come ha detto pure Ivan, sì, cioè no, dei problemi. Si può anche dire, cioè io fossi stato in lui avrei potuto anche dire, noi puntiamo ad entrare nelle istituzioni e poi piano crescere. Io non sono d'accordo, invece fa bene lui a puntare così. Che quello, non prima che partiamo con la live. Bravo, sì. No. Magari ragazzi, così facciamo un'altra live. No, sono d'accordo, anche per la percezione degli elettori. Io ho fatto un favore. Così facciamo, fa più conosce contando l'altro, c'è sta. Così facciamo un'altra live del programma. Vabbè, noi te famo un favore a te, semmai, perché insomma stasera 8.000 persone che potrebbero essere potenziali tuoi elettori. Vediamo, speriamo. Oh, secondo me ti dico, sei stato convincente. Beh, se vuoi parlare ai giovani, questi sono i mezzi che devi utilizzare, caro Federico, quindi dovrai abituarti a Twitch. Avete ragione. Penso che l'abbia capito, insomma. Ma sì, per carità. Allora, va bene, io devo dire sto che... Sì, ti lasciamo andare. Allora, io intanto vi ringrazio. Siamo soddisfatti! Vi ringrazio. Grazie, perché siete stati, insomma, esaustivi. Luca, se vuoi chiudere in chat, rispondete. Se vuoi dire qualcos'altro in chiusura. No, io ringrazio il Cerbero perché è stato assolutamente onesto nel gestire la cosa, sia invitando me per far vedere il video e poi per organizzare questo dibattito. Quindi diciamo che è una trasmissione che si occupa di intrattenimento, sono contento che riesca a trattare anche temi più seri. Certo, grazie Luca per esserti messo. E comunque a Torino non si sale davanti. faremo una live anche l'Allianz Stadium non è in centro.
Faremo una live anche su questo. Fede, grazie Luca, ti posso chiedere un favore, per esserti Fede? Reso disposto a mettere in discussione anche le tue idee. Grazie ragazzi per aver ospitato la live e grazie a tutti quelli che l'hanno guardata. Faremo sicuramente tante altre live anche con Luca, anche con Ivan. Grazie Ivan, dai, per aver... dai. Ora che siamo agli sgoccioli e c'è un clima un pochetto più rilassato e amicale, posso chiedere un favore a Federico? Te lo posso chiedere? Sì, dimmi, sto morendo di sonno, ragazzi. Potresti non querelare Luca? Ma no, ragazzi, allora, no, questo l'ho detto. Se io avessi avuto intenzione di querelarlo, non sarei venuto qua in live. Okay. Io, a parte il fatto che io provo una specie di stima interiore... Lo farò io, visto che mi ha dato del fascista. Allora, plot twist! Io ripeto, io ho provo una specie di stima particolare per tutti quanti i ragazzi che si mettono in gioco, quindi... Non ho nulla contro di lui e non ho intenzione, ovviamente, di figurate. Lo sai che mi sembra un po', Federico? Spero almeno un minimo di averlo convinto e spero che col tempo lui possa magari un giorno forse avere una buona opinione di me. Sarà difficile, me la dovrò meritare, ma spero un giorno di riuscire a convincere. Magari un giorno mi fa un video a favore, ragazzi. Cazzo, ha fatto un video contro Paragone che rispecchia i suoi ideali, magari ne fa uno a favore mio. Non lo so, chi lo sa. Magari infatti anche il motivo per cui l'ho fatto. Fa' attenzione con le società che gestisci, con le persone che hai come soci in società e vedrai che video contro. Magari un giorno Donatello fa un video e mi dice: oh, raga, comunque quello stronzo di Lobuono alla fine era un bravo. Poi guarda, un'altra cosa importante, hai detto nella chat, nella live di Ivan, che io non sono un giornalista. Io nella live, a parte che me la sono riascoltata tutta, quella che aveva no, era fatto una domanda, sabato, non so se tu lo sia. Ho detto, no, io in tutta la live me la sono riascoltata per sentire, mi è scappato, uh-huh. Non sono un giornalista, sono contento di non esserlo, perché l'ordine del giornalista è stata una cosa istituita nel 1925, uh-huh, da Mussolini proprio per controllare i giornalisti. Io trovo che l'ordine dei giornalisti sia una cosa anacronistica, io e oggi chiunque può fare informazione a patto che porti delle informazioni ben argomentate. Io sono a favore dell'abolizione dell'ordine dei giornalisti. Perfetto. No, la mia era una domanda così a scopo informativo, volevo sapere se lo fossi, ma non... io sono a favore dell'abolizione dell'ordine. Ci sono un sacco di giornalisti col testellino che fanno cagare e tanti altri senza che sono lodevoli. No, era una domanda giusto così, mia curiosità personale. Va bene, no, grazie, era una cosa un po' allora, no, dai, un giornalista, ma come ti ha risposto Ivan, è la stessa, ragazzi, cosa che mi ha risposto anch'io, è pieno di leccaculo fra i giornalisti, io... quindi... No, sono d'accordo, io vi ringrazio. Sì, allora, grazie mille, anche perché, ripeto, cioè, secondo me... Ora ti lasciamo andare, Fede. No, stavo chiudendo, per Dio, volevo dire, secondo me... Pure io me ne voglio andare, anch'io, c'ho il pigiamino, pronto a infilarmi nel secondo me questo è il miglior modo, ok, per rispondere anche a delle critiche. Ok, cioè Luca ha fatto un video eccetera e vi siete confrontati qui dicendo la vostra opinione, quindi la gente poi valuterà dicendo la vostra visione delle cose. Sono contento che vi siate prestati, basta, grazie mille e spero che ci siano più dibattiti così, senza alla fine insulti, con argomentazioni, con visioni diverse, senza problemi e stop, così grazie, chiunque grazie. Si potrà fare la propria idea. Ciao. Ivan, grazie Sheriff che ci segue, grazie a tutti, Sheriff tu. Allora, grazie mille. Ciao. Allora, ragazzi, grazie mille per essere qui, sono estremamente soddisfatto. Ivan, sono soddisfattissimo io. Ivan, vuoi chiudere? Questo sta già col borsello, pronto a scegliere le chiavi in mano proprio. Diciamo che allora, io e Davide divideremo i compensi di questo. Sì, no. Ivan, se vuoi chiudere. Sono soddisfatto! Secondo me è stata una bella live. È stata una bella live e secondo me più ci avviciniamo poi alle elezioni più sarà interessante continuare a seguire sempre più da vicino. Esatto. Perché comunque... è la nostra città, credo sia importante pure per noi. Ma ha fatto pure un po' della chat, vi ha annichilito, ma non è che noi eravamo contro Federico Lobuono. No, infatti noi ci sono usciti l'altro giorno nessuno. Per dire, ma in generale... L'altra sera stavamo a beve insieme. Ma al di là di quello, io però, visto che ho rispetto per quello che sta facendo, ok, io non lo prendo... cioè lo prendo sul serio, ok, perché se io avessi preso la sua candidatura come una stronzata, ok, non gli avrei dato spazio. Certo. Visto che lo prendo sul serio, se c'è qualcuno che dice queste cose... Io voglio che risponda, ok, e secondo me ha risposto bene, poi su altre cose... Devo dire, stasera, diciamo, nel confronto singolo non con c'è Donatella, stato, diciamo... se l'è cavata bene. Molto bene, molto Donatella, bene. Diciamo che si è un po'... Si è un po' incazzato. Un po' perso, sì, è stato un po' passivo. Sì, diciamo però che non mi ha però soddisfatto... Sui temi, su quello che verrà, anche insomma, se non era su questo la live, non mi ha soddisfatto molto su questa cosa qui, anche che hai sottolineato tu, come non mi aveva soddisfatto nella live con noi, devo essere sincero. Cioè la mia paura, ok, che comunque sia,
un giovane sì promettente, energico, brava, bella retorica, eccetera. Ok, però che poi quando dovrà andare a gestire i problemi di Roma saranno cazzi amari, sussiste. Ci ho detto, un bocca al lupo. Sì, sì, a voglia, ne ripeto, seguiremo con interesse e se ne varrà la pena, interesse. Insomma, meriterà perché non dargli una mano, indubbiamente. Certo, certo, ma infatti, Simone. Poi voglio dire questo, penso che sia il miglior slogan elettorale, cioè, certo. Nel senso, ha avuto la meglio, possiamo dire così, nella percezione, credo, di un confronto di una persona che l'ha accusato, no, già no, questo no, è... No. Un atteggiamento molto positivo, ok, di una persona che viene e accetta il confronto. Grazie mille, a domani, no, ore 15. Però io non sono d'accordo con la chat, mo ok che è stato un grandissimo gioco, ma Raid Shadow Legend non ci sta più qua. Sta un po' modificato, Giorgio. Voleva fare la battuta, l'ha incartato. Ciao. Se ne va così. Modificatissimo, sei incartato, sei incazzato e se l'ha bellissimo. Uno showman. Ciao ragazzi. Buona serata. Ciao, grazie a tutti. Siete stati tantissimi. Molto bene, non mi taglierò le vene, mi serve una trasmissione da vedere in punto di morte. Sono a Ride a Dave Revan, chi? Jordan. Ah, ecco un podcast in azione che presto cambia la mia sorte. Cerbero pop 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 podcast. Teste per un Cerbero, Cerbero, podcast, troppi goblin in questo.